Bene. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati a questa prima lezione del nostro corso fatta così, in questo modo online. Bentrovati a chi c'è stato già con noi quest'anno e anche ai nuovi che arrivano. Abbiamo ricevuto qualche nuova iscrizione tramite Facebook. È una lezione un po' particolare, l'ultima, non a caso, quasi l'abbiamo fatta il 22 febbraio, cioè il giorno successivo al primo decesso in Lodigiano a causa del coronavirus. Beh, è un po' singolare come cosa. Mi ricorda un po' una situazione che mi ricorda un po' un documentario che avevo sentito della Rai, quando descrivevano l'esordio della televisione. I primi professionisti che lavoravano in Rai erano un po' imbarazzati da questo mezzo. È ritenuto, diciamo, poco performante, poco efficiente rispetto al loro modo consueto di fare il loro lavoro, cioè in teatro. E poi però, quando hanno capito che invece era un mezzo piuttosto esigente, che necessitava accortezze tecniche molto, molto forti, insomma, hanno imparato a conviverci. Ecco, spero che in queste tre lezioni terremo quest'anno in questo modo, si presume che siamo tutte e tre così, e anche noi impareremo, ecco, a funzionare anche noi un po' meglio con questo strumento. E naturalmente noi preferiamo la lezione in aula, ma insomma questo discorso da rimandarsi, speriamo, al prossimo ottobre. Ci è sembrato opportuno sicuramente concludere il corso quest'anno anche in questa modalità. Perché noi non facciamo una rassegna di libri, il nostro corso è anche un discorso. E noi volevamo riprendere questo discorso proprio da questa lezione, la lezione di oggi, che in qualche modo si ricollega anche a quella del 22 febbraio, sotto qualche aspetto. A un certo punto, il 22 febbraio, scusate se faccio questo piccolo excursus, ma è utile, il professore Merlini aveva parlato del teletecnocapitalismo, cioè quell'aspetto del capitalismo di oggi che si è fatto sussumere completamente dalla teletecnica, che ha finito proprio per cambiare le nostre vite. E allora sicuramente questo elemento ritorna un po' nel lavoro di oggi, il lavoro del professor Ferraresi, che saluto, e come saluto Andrea Rinaldo, nostro Andrea che ha scelto e curato l'introduzione del libro. Ricorre questo tema perché proprio al centro di questo lavoro c'è sicuramente il concetto per cui i consumi sono cambiati. Proprio nel mondo di oggi sono cambiati i consumi, sono cambiati il nostro modo di vivere, è cambiato. E curiosamente questo elemento torna proprio in questi 2 mesi nei quali il nostro modo di vivere è cambiato un'altra volta, in maniera radicale, molto più drastica rispetto al cambiamento portato dalla società dei consumi. Siamo dovuti tornare un po' indietro per qualche aspetto, forse avanti, si potrebbe dire. Veniamo dunque alla lezione di oggi, sulla quale non spenderò altre parole perché spetta poi Andrea Rinaldo, come al solito, introdurre il lavoro e il professor Ferraresi esporcelo. Professor Ferraresi, sociologo, saggista, studioso di consumi per l'appunto e di comunicazione. È docente universitario presso IULM, laureato sia in scienze politiche che in filosofia. Autore di numerosi saggi, di cui oggi presentiamo appunto l'ultima monografia edita da Guerini Next, scusate la precisione, ma normalmente noi i libri li diamo disponibili, ma oggi non è possibile. Il lavoro di oggi, dunque, Le nuove leve del consumo, consumosfera e valore di comunicazione nel capitalismo digitale. Su questo argomento, dunque, che ci sembrava il più utile per riprendere il filo del nostro discorso, lascio la parola al
ad Andrea Rinaldo non prima di avervi dato qualche piccola avvertenza riguardo la lezione. In parte erano già contenute nella mail, le ripeto così molto velocemente. Vi preghiamo di mantenere sempre disattivata, spenta, non disattivata, sia la videocamera che il microfono. E questa verrà riattivata, se desiderate naturalmente, quando voleste fare un intervento. Per tutta la durata dell'intervento sarete visibili, ripeto sempre che non opponiate un rifiuto nella prenotazione in chat. Ad ogni intervento ci sarà la replica puntuale poi del professore e via di seguito in questa maniera. Prevediamo di concludere entro le 12, per cui nel caso io spero che gli interventi ci siano. Vi raccomando la sintesi per permettere a tutti veramente oggi di poter fare un piccolo intervento in questa prima lezione così un po' particolare. Grazie a tutti e passo dunque la parola ad Andrea Rinaldo. Grazie Luca, grazie a tutti voi qui presenti stamattina, anche se appunto in modo virtuale, ma è un grazie soprattutto al professor Mauro Ferraresi che ha accettato di misurarsi con questa sfida della videoconferenza che per noi è inedita. Noi del Circolo Dossetti però non desideravamo che il 21° corso di formazione alla politica terminasse, diciamo così, con questa un po' brutale cesura imposta dalle regole di contenimento della diffusione del coronavirus. Il nostro è un circolo basato sulla potenza evocatrice delle parole e della partecipazione che sono in grado di istituire dei fecondi percorsi di formazione alla politica, di diffondere cultura, ma anche forse, io dico soprattutto, elementi di umanità. Ricordo che quando chiesi qualche anno addietro al nostro fondatore, l'indimenticato Giovanni Bianchi, un suo parere circa la mia ipotesi, in un certo senso, di ravvivare le introduzioni degli autori invitati al corso attraverso l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione, delle slide, una cosa che faremo questa mattina, lui fosse un po' tiepido, diciamo, circa questa modalità, perché egli anteponeva innanzitutto la forza del pensiero costruito attraverso lo studio della parola, della passione, del confronto dialettico in riferimento a qualsiasi altro surrogato. Tuttavia, credo che dobbiamo essere comunque contenti che esistano questi mezzi tecnologici che ci consentono di creare socialità, di tenere insieme il gruppo di partecipanti e di continuare così le nostre attività associative, come stiamo facendo stamattina, anche se alla fine di questo incontro non potremo, come è di consueto, stringerci la mano. Ecco, va bene. Date le circostanze per venire al tema di questa giornata, non vi leggerò l'introduzione che avevo scritto e preparato, ve la mando comunque alla fine di questa, diciamo, breve introduzione short attraverso questa chat, la chat appunto del programma di questa videoconferenza, così se qualcuno vorrà potrà dare uno sguardo all'introduzione più estesa. Colgo comunque da questo scritto alcuni elementi essenziali per comprendere i contenuti del testo che questa mattina stiamo analizzando, dal titolo appunto più che eloquente, lo diceva prima Luca, le nuove leve del consumo. E cito però anche il sottotitolo che a mio parere ne inquadra ancora più compiutamente il taglio, e cioè consumo, sfera e valore di comunicazione nel capitalismo digitale. Sono temi che da un po' di tempo a questa parte, lo dico a tutti noi, ma anche al professor Ferraresi, dicevo, sono temi che da un po' di tempo a questa parte stiamo frequentando con una certa assiduità qui al circolo, poiché credo che ne abbiamo inteso la portata determinante. Giacché il modello di sviluppo, il paradigma economico di riferimento, ma anche la ineludibile questione ambientale, ad esempio, e le ricadute sociali ed umane
che quei temi lì, che la, diciamo, le soluzioni che a quei temi lì si danno sono altrettante facce di una stessa medaglia che forse potremmo così sintetizzare. Quale futuro per la famiglia umana? E allora, per usare le parole del docente universitario qui con noi stamattina, la consumosfera ci riguarda. Cioè, questa ipotesi di universo che si genera attraverso i diversi atti di consumo, che è in grado di fagocitare qualsiasi cosa in esseri transiti, compreso quel capitale cognitivo che è proprio della società e che è facilitato dall'uso, direi ormai massificato, dei new media. Pertanto anche la volontà non consumistica si può tradurre in una modalità di acquisto forse più condivisibile, che discende magari dal concetto di sostenibilità. È una dimensione, quella della consumosfera, assolutamente totalizzante, dove la comunicazione assume una marcata centralità. Così il valore di comunicazione è necessario per creare una marca e i suoi mondi possibili correlati, costruiti da elementi impalpabili quali l'atmosfera, lo stato d'animo, le emozioni, e sembra essere in grado di mandare in soffitta i precedenti concetti marxiani di valore d'uso e di valore di scambio. La città, poi, afferma sempre il docente di origini mantovane qui con noi stamattina, e qui mi addentro in concetti che in qualche modo mi interessano particolarmente, avendo io una formazione, essendo mio laureato qualche anno fa, ormai direi, in architettura. La città, quindi, vi dicevo, è ricompresa nella consumosfera, quale modalità di dilatazione urbana del consumo, e coinvolge gli ambiti di aggregazione e di passaggio. La città poi è anche uno spazio dell'anima, cioè un luogo della soddisfazione o meno delle nostre vite. La lettura del suo spazio, la lettura degli spazi urbani di una città, quindi, tocca la dimensione sociale e politica, e una tale visione non è mai neutra, ma altamente ricca di valori, poiché lo spazio ha molto a che vedere con l'identità, ma anche con la dignità delle persone. Comunque, il sacro e la violenza, sempre per utilizzare le parole del professor Ferraresi, albergano nella società dei consumi all'interno della consumosfera. Ed è proprio il consumatore a farne le spese attraverso il meccanismo del capro espiatorio. Non sono poi estranei a questo concetto, a questo contesto, i concetti di lusso, quello pubblico, quello privato, e anche, come vi dicevo prima, il concetto di consumo sostenibile, cioè che tiene conto della impronta ecologica generata dai modelli di produzione e di utilizzazione dei beni. Termino questa breve introduzione con qualche interrogativo, poiché a questo punto verrebbe voglia di affermare, soprattutto dopo aver letto il testo del professor Ferraresi, consumo ergo sum, parafrasando la nota asserzione di Cartesio, e già che esistono diversi segmenti sociali che sono veramente incapaci di trovare una forma di filosofia di vita innervata di valori condivisi diversi dal consumo. E forse, non lo so, questo lo chiedo sempre al professor Ferraresi, nella bolla esistenziale della consumosfera non è nemmeno possibile. In questa condizione, il sottile, fragile e volubile io del consumatore è molto facile da frammentare e da abbattere. Le pratiche della cultura dominante fanno sì che si perpetui, diciamo così, un vuoto esistenziale che è prodromico ad un consumo perpetuo, che però è l'anticamera della demoralizzazione spesso ed anche della depressione. Vengo ai quesiti. Il consumo quindi può generare veramente felicità individuale e collettiva duratura? E poi è corretta questa impostazione, l'impostazione di questa domanda in una nazione come l'Italia, che è fondata appunto costituzionalmente parlando non già sulla felicità come ad esempio negli Stati Uniti, né tantomeno sul consumo, ma bensì sul lavoro.
I sistemi sociali occidentali, per mantenere stabili i livelli di benessere, perpetuano il paradigma economico capitalistico nella sua variante consumista, che come una moderna araba fenice, secondo me lo stiamo vedendo anche in questa fase eccezionale, diciamo, come una moderna araba fenice risorge sempre dalle sue ceneri. Se il sistema per continuare ha bisogno, per definizione, di un'espansione continua delle vendite, la felicità non può dipendere soltanto dall'individuo e magari dalla sua capacità intellettiva di usare le sue risorse mentali per arginare le brame di consumo, ma è un problema di ordine collettivo. E in questa prospettiva credo che possa essere ricompresa la fase attuale, dove locuzioni come sostenibilità, ma anche capitalismo della sorveglianza o delle piattaforme, sono i nuovi riferimenti testuali e le innovative leve del consumo. Quindi dall'iperconsumo al consumo più collaborativo, dalla crescita illimitata a una maggiore sobrietà e sostenibilità, sempre all'interno della consumosfera. Forse quando la temibile fase pandemica in atto sarà terminata, si porrà, credo, con maggiore pregnanza il tema della costruzione di un diverso modello di sviluppo planetario di quello precedente, come abbiamo visto e ne abbiamo sperimentato anche i limiti. Insomma, il pensiero unico è proprio l'unico. C'è vita oltre il capitalismo? Allora, la pace sociale generata dal consumo quindi contrasta a volte con le rivolte ricorsive per l'accaparramento del ben godi proprio dei territori urbani. Chiedo al professor Ferraresi se il meccanismo del capro espiatorio funziona poi veramente nella società di massa dei consumi, proprio perché l'unico ruolo possibile in quella società è quello di consumatore e pertanto la società che ne deriverebbe non sarebbe probabilmente quella ottenuta dal toglierne uno, cioè il capro espiatorio, ma quella meno tutti con differenza pari a zero, insomma la sparizione completa della società. Io ringrazio tutti i presenti, ma do un sentito ringraziamento al professor Ferraresi, al quale do a questo punto la parola. Grazie. Grazie, grazie. Comincio con i ringraziamenti, come si suole, come si deve, prima di entrare nel merito delle risposte. Ringrazio appunto Andrea Rinaldo la sua densa introduzione, che nella sua forma più compiuta, che vi verrà poi distribuita, è veramente densa e interessante. Ho apprezzato molto lo sforzo di Rinaldo di andare a raccontare, a spiegare in profondità un testo che comunque non sarei io a dire queste cose, non dovrei, ma mi è sembrato in certi passaggi molto denso. O perlomeno questo mi dicono i miei studenti quando devono studiarlo. Ringrazio Luca Caputo, ringrazio Walter Ferrario, ringrazio il circolo che mi ha invitato e che mi ha dato così la possibilità di illustrare non tanto un testo, ma quella che credo essere una delle direzioni portanti del nostro vivere, della nostra quotidianità. Cercherò di spiegarlo da subito dando una prima risposta alle domande che Andrea Rinaldo mi ha posto. Poi mi permetterete di condividere lo schermo con una serie di slide che fungeranno da scheletro del mio discorso e che poi saranno poi lasciate a vostra disposizione. E con queste slide io andrò appunto ad illustrare il concetto di consumosfera, i concetti di valore di comunicazione, tutti quei concetti che sono stati detti precisamente, ancorché a volo di uccello, perché non si poteva fare diversamente, da Andrea Rinaldo nella sua introduzione. Allora, Andrea, le sue domande non sono né semplici né facili, però proverò a dare subito una prima, ancorché impressiva, risposta. No? Allora, consumo ergo sum è nata da lì, no? Le domande nascono da questo. Sì, tendenzialmente nella nostra quotidianità, però da sempre, viene da dire, noi siamo esseri che consumiamo. Ma
prendete il consumo nell'accezione più ampia, non è solo il consumare, ovvero andare al supermercato, comprare un paio di scarpe nuove, comprare un dentifricio, comprare un'auto, comprare un arredo per la casa stessa. Non è solo consumare gli oggetti della mia quotidianità, no. Noi consumiamo intanto che viviamo. Banalmente consumiamo aria, consumiamo cibo, consumiamo energia, consumiamo... Noi viviamo perché consumiamo. Quindi prendete l'accezione di consumo nel senso più ampio possibile. Tra l'altro, quando io mi sono avvicinato ai temi del consumo, confesso tranquillamente e candidamente che avevo tutti i miei bias, come si dice, no? Mi sembrava un tema negativo. Noi siamo cittadini, non consumatori. E io partivo da questa idea di fondo, chiara, nella mia testa. E quindi intendevo il consumo come un fenomeno negativo. E volevo studiarlo per capire perché è così onnipresente. In realtà mi sono reso conto, studiandolo, che il consumo non è solo un fenomeno negativo. I processi di consumo sono anche alla base delle innovazioni tecnologiche. Il desiderio che noi abbiamo di consumare una vita più tranquilla, più comoda, una vita che sia veramente meno faticosa, e pensate quanto è meno faticosa della vita dei nostri nonni, dei nostri avi, quanto è più, per certi versi, facile ad essere vissuta la nostra vita. E questo avviene anche e soprattutto per le necessità di consumo. Voglio consumare meglio la mia casa, cioè faticare meno per tenerla pulita, faticare meno per avere panni puliti, faticare meno per gestirla. Queste sono esigenze di un consumo migliore della nostra abitazione, del nostro vivere quotidiano, e vengono dati, e di questo si incarica ovviamente il capitalismo, vengono dati tutta una serie di oggetti, di prodotti, di servizi. Voglio vivere meglio il mondo, e si è sviluppata l'impresa turistica. Voglio vivere meglio le distanze, e si è sviluppata si sono sviluppati tutti i mezzi di comunicazione. Quindi, per certi versi, il consumo è una leva potentissima per migliorare i nostri processi di vita e la qualità stessa della nostra vita. E vengo alla seconda domanda. Consumo e felicità duratura? No, no. Allora, qui dobbiamo fare una piccola analisi. Non sono uno psicologo, non sono uno psicanalista, sono un sociologo, però mi permetto di fare una piccola analisi del concetto di felicità. Anche perché è stata studiata dagli studiosi di comunicazione e dalla semiotica anche. La felicità non è un sentimento duraturo, è un sentimento puntuale. Noi abbiamo nella nostra vita costellazioni di felicità. È come il cielo trapuntato di stelle, no? Cioè, il cielo è scuro, poi abbiamo delle stelle, e quelle stelle sono i nostri momenti di felicità. Ci sono dei verbi in tutte le lingue del mondo che rispondono ad una categoria grammaticale che è quella dell'aspettativa, dell'aspettualità, chiedo scusa. Termine un po' astruso, ma tutto è molto semplice. Ci sono verbi che hanno una aspettualità duratura e verbi che hanno aspettualità puntuale. Poi ci sono tante altre forme di aspettualità, ma fermiamoci a queste. Un verbo che ha aspettualità duratura è il verbo cercare. Ho cercato quel libro per 3 ore. Un verbo che ha aspettualità puntuale è il verbo trovare. Io non posso dire ho trovato quel libro per 2 ore. Perché il verbo trovare ha una aspettualità puntuale. Io trovo in un momento preciso del tempo. Ecco, l'aspettualità della felicità è puntuale, non è duratura. Quindi, se è così, se noi possiamo vivere i nostri momenti di felicità, e quindi la felicità, come dice la Costituzione americana, è una ricerca,
search of happiness. E quindi la Costituzione americana dice: noi cerchiamo la felicità, andiamo verso una continua ricerca della, in search of happiness, della felicità. Benissimo, questo vuol dire che noi abbiamo una corsa metonimica verso la felicità, cioè siamo macchine che desideriamo essere felici, ma ogni volta prendiamo un pezzettino di felicità, ce lo gustiamo, poi questo finisce, ne cerchiamo altri pezzettini. Questa è la corsa metonimica del desiderio, dicono gli psicanalisti, dice Jacques Lacan, eccetera. Ecco, a partire dalla corsa metonimica del desiderio, io mi sono messo a studiare la corsa metonimica del consumo. Perché anche il consumo produce piccoli momenti di felicità non duraturi. Il consumo produce momenti di felicità nel momento in cui io mi prefiguro l'acquisto di qualche cosa a cui tengo, piccolo o grande che sia, qualche cosa che quel maglione, quella camicia, quell'auto, quello yacht, qualsiasi cosa, o quella vacanza. La prefigurazione produce un momento di felicità. Poi la felicità si tramuta, cambia e diventa un altro momento di felicità quando lo posseggo, l'oggetto del desiderio. Poi basta, poi pian piano ci si fa l'abitudine anche alla vacanza più incredibile o allo yacht più costoso. Dopo certo c'è il ricordo, ma quello non è felicità. C'è soddisfazione, ma quella non è felicità. C'è una certa gioia sommessa, ma quella non è felicità, appunto. Andrea Rinaldo ha toccato un punto su cui darò solo una piccola, un piccolo suggerimento, non una risposta, perché è un punto molto, molto, molto interessante, ovvero sia sulla falsariga dell'esistenza di una macroeconomia e di una microeconomia. La domanda è: esiste una macrofelicità e una microfelicità? Esiste una felicità individuale che ha le caratteristiche che vi ho appena spiegato, peraltro molto rapidamente, ed esiste invece una macrofelicità che è diversa? La macrofelicità della collettività? La felicità può avere un ordine collettivo e non soltanto un ordine individuale? Io credo di sì, credo assolutamente di sì, e credo anche che abbia delle caratteristiche diverse. Più pacate per certi versi e che possono anche trascinarsi oltre il momento puntuale di cui si parlava poc'anzi. Però, oltre a pensare a questo, in questo momento, magari ci torno alla fine di questa mia chiacchierata, non vorrei dire. Perché è un punto molto, molto interessante. Poi ci sono altri due aspetti emersi dal discorso di Rinaldo. Uno, la questione del capro espiatorio e dei consumi. Allora, vorrei semplicemente dire questo: il capro espiatorio siamo noi. Siamo noi consumatori. Siamo noi stessi il capro espiatorio della società dei consumi. In che senso? Nel senso che siamo condannati ad avere momenti di felicità e frustrazione, perché il consumo è allo stesso tempo gioia e disperazione, felicità puntuale e frustrazione. Ho preso questo paio di jeans, ma per il lavoro che faccio forse avrei bisogno di un completo o di un paio di pantaloni più seri. Ho fatto bene, ho fatto male, e poi dovrei dimagrire un po', non mi stanno bene. Ho preso questo paio di scarpe, sì, però non sono comodissime. Insomma, c'è sempre nel momento, non del desiderio d'acquisto, quindi non nel momento d'acquisto, ma nel momento del consumo, c'è sempre un processo frustrante, di non piena soddisfazione. Quindi il consumo, gli atti di acquisto, sono una corsa metonimica, proprio perché nel momento in cui acquisto ho un momento di felicità, ma poi questo momento di felicità scade, un po' come il latte, e a quel punto mi rivolgo ad altro. Sì, però vorrei anche. Sì, però vediamo. Sì, ma ho bisogno di anche, di questa cosa a cui non ho pensato. Perché ho speso per questo e non per quest'altro?
Quindi siamo noi il capro espiatorio perché non raggiungiamo la felicità, raggiungiamo semplicemente una corsa e stiamo continuamente in questa corsa. C'è vita oltre il capitalismo. Senz'altro il capitalismo evolve e lo vedremo subito quando tra pochissimo comincerò a condividere le mie slide. Il capitalismo di oggi non è il capitalismo degli anni 50. Il capitalismo del nuovo millennio non è il capitalismo italiano, per esempio, della ricostruzione dal 45 al 58. Non è nemmeno il capitalismo degli anni 60-70, che cominciava a essere un capitalismo dove i servizi, sto parlando solo dell'Italia, i servizi presero più spazio, quindi il terziario rispetto al primario e al secondario. E non è nemmeno il capitalismo della rivoluzione mediatica, il capitalismo di oggi. Il capitalismo si evolve e potrebbe anche evolversi verso qualcosa che solo da lontano potrebbe ricordare il capitalismo come è nato e come si è sviluppato dall'Ottocento in avanti. Quindi c'è vita oltre il capitalismo? Assolutamente sì, ma questo non vuol dire che non sarà una vita fatta ancora di forme nuove, che non possiamo vedere, comunque di capitalismo. Magari autocorretto, magari diverso, magari più attento ad un rapporto che in questo momento è pessimo, cioè il rapporto tra il capitale e Gaia e la Terra. Sarà magari pena la nostra estinzione, sarà un rapporto che dovrà essere emendato e senz'altro aggiustato. E quindi c'è vita oltre il capitalismo, ma ce lo porteremo in qualche modo dietro in maniera emendata, corretta. Ci sarà sempre un nocciolo di capitalismo così come questo si è formato, fin tanto che esisteranno questi processi di consumo di cui stiamo ragionando adesso. Provo adesso a condividere lo schermo e a farvi vedere che cos'è questa consumosfera. Che cos'è questa consumosfera? Fatemela mettere meglio, vediamo un po'. Allora, sì, ecco qua. Per esempio, il capitalismo che stiamo vivendo oggi è il capitalismo della prevalenza dell'immateriale, il capitalismo cognitivo, il capitalismo della conoscenza. Sentivo Landini ieri sera, che diceva siamo di fronte con il work from home, attenzione, tutti parlano in Italia di smart working, fatemi dare questa specificazione di ordine linguistico. In realtà noi stiamo facendo un work from home, gli americani, gli inglesi parlano di work from home. Lo smart working è un'altra cosa, è lavorare in ufficio o fabbrica e anche a casa, è l'avere dei tempi parziali, è il gestire in maniera smart, intelligente il lavoro, senza essere continuamente obbligati a timbrare il cartellino 8 ore al giorno. Questo è lo smart working, quello che stiamo facendo noi, che faccio io in questi mesi, perché ormai sono mesi, come docente universitario, è work from home, un'altra cosa. Allora, però questi aspetti certamente sono termini che indicano che cosa? Che la ricchezza, perché è di quello che si parla, la ricchezza si sviluppa a partire da queste trasformazioni del capitale. C'è una frase, secondo me, da questo punto di vista limpida, che avrei voluto dire io, ma che non ho detto io, ed è la seguente. Viviamo un'epoca in cui la politica è ancella dell'economia, cioè la politica può fare delle cose se l'economia glielo permette, no? E questo lo vediamo nei discorsi e nelle cronache politiche della nostra Italia e non solo. Ma l'economia, a sua volta, è ancella della tecnologia, ovvero sia sono le ricerche tecnologiche e l'avanzamento tecnologico di una nazione che porta benessere economico. Quindi tutto parte dalle trasformazioni tecnologiche.
trasformazioni tecnologiche che producono ricchezza. Le trasformazioni tecnologiche con cui abbiamo a che fare oggi sono molto particolari. Pensateci, proviamo a fare un piccolo esperimento mentale tutti quanti. Torniamo indietro di 40 anni, di 30 anni, di 40 anni. Chi è giovane e ci sta ascoltando farà fatica. Chi ha la mia età, meno. Torniamo indietro. Torniamo indietro negli anni 60. Ma chi avrebbe immaginato negli anni 60 il futuro del 2020 che stiamo vivendo? Negli anni 60 il futuro del 2020 era immaginato con auto che volano. Sì, ci sono, però era immaginato con viaggi nello spazio, astronavi. Invece il futuro che stiamo vivendo, a volte lo dico ai miei ragazzi, guardate, non dirò niente di nuovo, l'unica cosa che voglio fare ai miei studenti, dico, l'unica cosa che vorrei fare è fornirvi un paio di occhiali che vi permettano di leggere chiaramente la contemporaneità. E allora, che cos'è la nostra contemporaneità? Sono le app, sono gli smartphone, è il digitale, è il mondo e lo spazio del digitale che si è aperto. Questo è il futuro che mai avremmo pensato negli anni 60. Non è il futuro delle astronavi, no? È il futuro delle app che ci permettono di andare da un posto all'altro senza neanche guardare una cartina, che ci permettono di controllare il nostro stato di salute, che ci permettono di continuare ad avere i rapporti con le altre persone, le amicizie, che ci permettono di vedere una montagna e puntando il cellulare sapere che montagna è, che nome ha, quant'è la sua altitudine, eccetera, eccetera. Il mondo delle app, e ho toccato solo un aspetto della nostra contemporaneità, il mondo dell'intelligenza artificiale, però non è l'intelligenza artificiale e i robot come ce li immaginavamo negli anni 60. È l'intelligenza artificiale che di cui darò poi alcune indicazioni, che permette a me e a questo computer che ho davanti di essere più intelligente di quello che potrei essere da solo senza questo computer. Il computer aumenta la mia intelligenza, aumenta la mia memoria, permette di essere un'intelligenza umano trattino artificiale. E questo non era pensabile negli anni 60. Va bene, torniamo a noi, smettiamola con questa sorta di Denken Experiment, come direbbero i tedeschi, di questo esperimento di pensiero, di questo esperimento mentale. Di fatto sono le conoscenze, le competenze, il savoir-faire del sapere, no? Che produce ricchezza. Ma la nostra consumosfera quindi com'è fatta? La consumosfera non è solo io che vado a fare un acquisto in un negozio. Non è quindi solo un luogo fisico. Io potrei dire che la consumosfera di Milano, nella sua, la punta di diamante della consumosfera di Milano sono il quadrilatero della moda. È il quadrilatero della moda. Sì, non sbaglierei. Però il mio concetto di consumosfera non è solo qualche cosa che faccio. E non è solo un elemento della città. Piacerà forse ad Andrea Rinaldo quello che sto per dire. Quando la consumosfera si è imposta, cioè quando noi siamo passati dalla società della produzione alla società dei consumi, le città sono cambiate tantissimo. Londra, durante l'epoca della produzione, durante l'era della produzione, era una città invivibile. Sono i londinesi che hanno inventato il termine smog, ovvero sia nebbia, cioè fumi e dati dalle loro ciminiere e nebbia. Era a Londra che il Tamigi era diventato pericoloso, ma non pericoloso perché cadendoci dentro uno poteva morire annegato, no. Pericoloso perché cadendoci dentro dalla superficie dell'acqua e per un metro almeno c'erano tante tali particelle di cadmio, di ferro, di inquinamento
che ormai non era più atmosferico, che stavano bassi perché erano più pesanti dell'aria, sul fiume, che uno moriva asfissiato perché non c'era ossigeno, prima ancora di morire annegato. Era una città piena di fabbriche ed era una città in cui si moriva per le fabbriche. E questa era l'epoca della produzione. Nell'epoca del consumo, invece, le città cambiano, perché bisogna dare tempo, modo e tranquillità al consumatore per consumare. Le città si abbelliscono, le città diventano luoghi dove il consumatore può fare shopping, dove il consumatore può, i francesi dicono, lécher les vitrines, leccare le vetrine, cioè guardare e fare il piccolo vagabondo dello shopping per divertirsi, ma perché si diverta, il consumatore ha bisogno di spazi adatti, ha bisogno di non morire per lo smog, ha bisogno di respirare aria decente, no? E allora cominciano a nascere i primi mall, le prime gallerie. Noi abbiamo a Milano una galleria bellissima che è segno di quel cambiamento dalla società della produzione alla società dei consumi. Perché? Perché le gallerie erano illuminate e quindi il consumatore poteva vederle in tutti i momenti del giorno e anche della sera senza tema di essere assalito, per esempio, da malintenzionati che approfittavano del buio o di luoghi poco illuminati. Le gallerie erano coperte, quindi io potevo andare a fare shopping anche quando pioveva, nevicava. Le gallerie cominciavano a trasformare la città per un consumatore che voleva vedere e consumare. Quindi le città cominciano a cambiare. Milano più tardi di altre. Me lo faceva notare un archistar milanese, molto conosciuta e molto famosa, che mi diceva appunto, Milano non ha quasi piazze per i pedoni, le cosiddette agorà, no? Sono tutte piazze che sono invase dalle auto. Ce ne sono poche. Piazza del Duomo, Piazza Gaeulenti, Piazzetta dei Mercanti, pochissime. Altre città invece sono molto più attrezzate, altre metropoli sono molto più attrezzate. È vero. Milano sta muovendosi in ritardo in questo senso. Sta muovendosi in ritardo, era Boeri, probabilmente l'avevate indovinato, che mi raccontava queste cose. Ma questa è la strada, perché siamo nella società del consumo. Allora, torniamo alla nostra consumosfera, che è l'emblema della società del consumo. Non è solo trasformazione fisica, non è solo negozi, shopping center, boutique, no. È anche pensiero, abitudine, comportamenti, usi e costumi. La consumosfera è reale e immateriale al tempo stesso. È un dispositivo eterogeneo, fisico e mentale. Ed è un dispositivo in continua espansione, quindi qui c'è una risposta anche esiste qualcosa oltre il consumo? Sì, ma sempre di meno, perché tutto diventa oggetto di consumo, anche l'acqua. Non dico che arriveremo al punto di dover pagare per guardare le montagne, ma certamente già paghiamo per entrare in un parco, già paghiamo per scalare certe montagne si paga. Negli anni giovani mi è capitato di fare una cosa bellissima, di cui ho un ricordo bellissimo, sono andato al campo base dell'Everest, a 5.500 metri di altezza. Bene. Ho pagato. Il Nepal si fa pagare per entrare nel parco nazionale dell'Everest. Quindi sempre di meno ci sono spazi liberi dal consumo e dai processi di compravendita tipici del consumo. La consumosfera è un dispositivo in continua traduzione, adesso spiegherò tra un attimo che cosa intendo, e trasformazione di significato. Cioè, pensiamo ai nostri smartphone, sono stati tradotti.
moltissimo. Sono nati come telefonini, che prima erano ingombranti, poi sono diventati sempre più piccoli, sempre più maneggevoli. Io ricordo che vedevo negli anni 70, 80, qualche riccone che aveva il cellulare, anzi il veicolare, mi pare si chiamasse, una cosa che era una valigetta e che si teneva in auto e che permetteva a chi stava in auto, grande manager, diciamo così, di poter telefonare. Poi però doveva portarselo via ed aveva una vera valigetta. Ecco, tutta quella cosa lì era stata ridotta in un cellulare. Ora il nostro non è più un cellulare, lo chiamano giustamente smartphone, è stato tradotto in qualcosa d'altro, di diverso. È un'interfaccia verso la contemporaneità. Stavo per dire verso il futuro, ma è un futuro presente. È un futuro anticipato, un futuro che sta intorno a noi. È un'interfaccia verso la nostra contemporaneità. Non è più solo un telefono. Sì, certo, telefoni anche, ma fai tantissime altre cose. Vivi con lo smartphone. Provate a esserne privati per un po'. E vi cambia la vostra vita. Non dico che non si vive, magari si vive anche meglio, però cambia la nostra vita. E quindi è un congegno che non è più solo un telefono, è stato tradotto in qualcosa d'altro. Quindi la consumosfera continuamente produce oggetti e continuamente li traduce in qualcosa d'altro. Guardo l'orario perché non voglio sforare troppo. La consumosfera ha due culture al suo interno, una che chiamiamo grammaticalizzata e una testualizzata, anche se, lo dico subito, è la cultura testualizzata quella che la fa da padrone. Che cosa sono queste due culture? Noi abbiamo due tipi di culture principali nella storia dell'umano. Una, che è la cultura grammaticale, è estremamente burocratica. Ogni situazione viene prevista. La Cina, la grande Cina della Grande Muraglia, era così. Aveva una burocrazia perfetta. E qual è però il problema della cultura grammaticalizzata? Che soffre di elefantiasi. È elefantiaca e ogni cosa, ogni novità che deve essere, come dire, incasellata e appunto grammaticalizzata, richiede tempo, no? È attenta ad evitare qualsiasi forma anche di rischio per certi versi, però in questo modo rallenta fino ad implodere, ed è quello che accadde alla Cina della Grande Muraglia. Il diritto romano, il diritto da cui noi prendiamo le mosse nel nostro diritto contemporaneo, assomiglia alla cultura grammaticalizzata, vuole mettere i paletti ad ogni forma di comportamento, ad ogni forma di devianza, vuole in qualche modo prevederla. Forse è per questo che siamo così subissati dalla burocrazia qua in Italia e non ne possiamo più. Perché siamo dentro, non tutta la cultura italiana, è un mix delle due, ma per quanto riguarda per esempio il diritto siamo dentro ad una cultura grammaticalizzata, perché il diritto anglosassone invece è profondamente diverso. Quante volte l'abbiamo visto nei film, no? Che a un certo punto il giovane avvocatino di fronte ad una situazione che cosa fa? Di fronte ad una situazione d'aula, di tribunale, si mette a scartabellare di notte e per una settimana intera le pandette del diritto e la storia del diritto anglosassone per trovare il caso dell'Iowa contro John Brown, dove in effetti, anche se le cose erano diverse, anche se l'epoca era differente, però in quel testo, in quel giudizio, in quella cosa si riverbera il problema che sto dibattendo ora, e quindi fa giurisprudenza. Che cosa? Quella sentenza, quel testo. Ma questa è cultura testuale. Fatemi fare un esempio molto chiaro. Questo signore qua si chiamava Monet. Questo signore qua non era un impressionista. No,
Attenzione, era semplicemente un signore che decise di fare pittura in modo diverso. Invece di farla dentro il suo bravo studio, con il suo bravo cavalletto, con una bella natura morta, decidendo che poteva avere 2 giorni, 3 giorni, 1 settimana, 1 mese per dipingere quel quadro, questo signore qua, a metà dell'Ottocento, si prende su il suo cavalletto, se ne esce, poggia il suo cavalletto in un luogo ameno che gli piace e comincia a dipingere qualcosa di transeunte, qualcosa che è veloce, qualcosa che passa, qualcosa che ha la felicità di un attimo, e rapidamente, con veloci pennellate, cerca di cogliere sulla tela le impressioni di quel momento così fugace. Ma non è stato Monet a parlare di impressioni, perché Monet ha creato un nuovo testo, cioè questo quadro è figlio della cultura testuale, cioè della capacità di costruire nuovi testi e di inventare nuove cose. Prendete anche qui testo nella sua accezione più ampia. Testo è anche Einstein che inventa la teoria della relatività. È un testo di fisica teorica. Questo è un testo di arte pittorica. Nel 1850 qualcuno si accorge di questo nuovo modo di fare pittura e che fa? Un gallerista dice: venite, lei, signor Monet, e altri come lei, io voglio fare una galleria e una mostra dedicata a voi altri. Arrivano i critici e dicono: ma cos'è questa roba? Ma si fa quadro così? In mezz'ora, tre quarti d'ora? Ma non è possibile. Ma questo non è un quadro, questa è un'impressione. Questi non sono pittori, sono degli impressionisti. Oh, emerge la parola. La parola impressionisti e direi tutta la corrente degli impressionisti è frutto della cultura grammaticale. Il Fellini che ti inventa un nuovo modo di far cinema in Italia con La dolce vita nel 1960, il De Sica che ti inventa una nuova corrente cinematografica nel primo dopoguerra che poi verrà definita neorealismo, produce, dico il De Sica e il Fellini, un testo figlio della cultura testuale. Poi chi lo chiamerà neorealismo dirà: non lo dice, lo dico io, ho grammaticalizzato questa novità. Quindi avete già compreso, i testi sono i produttori di novità. La grammatica è l'incasellamento di questa novità. In una cultura ci vogliono tutti e due, non si scappa. Ci vogliono tutti e due, assolutamente. Il punto è pencolare da una parte o dall'altra. La consumosfera pencola dalla parte dei testi. Produce continuamente nuovi testi. Ha bisogno, come l'aria che noi respiriamo, di novità. E deve continuamente produrre prodotti che sono nuovi, anche nelle cose più banali. Nuovo packaging, nuova formula, nuovo smartphone. Non ha, invento, 100.000 pixel, ha 100 milioni di pixel. Le novità sono anche vere, certo, però a volte sono piccole innovazioni. Ma ci devono essere, perché la consumosfera, anche lei, corre. L'ho detto, c'è una corsa metonimica del desiderio da parte di noi consumatori e c'è anche una corsa metonimica del consumo e del consumo dal punto di vista della produzione. Della produzione. Andiamo avanti, se no mi perdo e vorrei dare un'idea un po' più completa. Va bene, qui testualizzazione e grammaticalizzazione l'ho spiegata. L'altra grande novità, dal mio sommesso punto di vista e modestissimo parere, è che non ci siamo accorti che sono cambiati gli spazi. Noi abbiamo sempre vissuto, prima di questa rivoluzione di Satanasso, per rubare la frase a Tomasi di Lampedusa, prima di questa rivoluzione di Satanasso che è stata l'invenzione del digitale, abbiamo sempre vissuto in uno spazio fisico e reale e in uno spazio interno, no?
lo spazio dei nostri dialoghi interni, lo spazio delle nostre riflessioni, lo spazio delle mie pulsioni, spazi che certamente hanno subito delle trasformazioni. Non pensate che la realtà è quella cosa lì e basta, e qui mi tocca sforare un po' nella filosofia, e che è intangibile e immutabile dall'uomo delle caverne a noi oggi, no? Né pensate che la nostra realtà interna sia sempre stata la stessa, da Achille e Aiace a oggi, no? Vediamo. Il punto è che poi è nato lo terzo tipo di spazio, lo spazio virtuale, ma vediamoli uno alla volta. Lo spazio reale è sempre imbibito delle nostre interpretazioni e in quanto tale, io non sono un idealista, sono un realista, ma un realista moderato, cioè io penso che in qualche modo lo sguardo che noi portiamo sulla realtà che ci circonda ce la fa vedere in maniera diversa e ci permette di non avere mai uno spazio che non sia semioticizzato. Quando un uomo delle caverne vedeva un fulmine e sentiva un tuono, vedeva una realtà che non era quella che vediamo noi. Lui vedeva l'agire di un Dio incattivito. Noi vediamo un fenomeno atmosferico, chimicamente e fisicamente spiegabile. È una realtà diversa. Vedete, non sto mettendo, non sto dicendo che la realtà è volontà e rappresentazione nostra, come avrebbe detto un famoso filosofo tedesco. No, no. Sto dicendo che gli elementi fattuali ci sono, però noi li vediamo in maniera diversa e interagiamo in maniera diversa con questa realtà. C'è oggi una cultura visuale, per esempio, così potente, che fa sì che la prima volta, consentitemi questo episodio personale, in cui io sono andato negli Stati Uniti e decisi di prendere un'auto, ero a San Diego, e di trascorrere il fine settimana con quest'auto a noleggio, cercando di raggiungere da San Diego Los Angeles, quindi andando lungo tutta la costa californiana, man mano che percorrevo quelle strade, io dicevo, ma io queste cose le ho già viste. Ma cosa c'è? Un déjà vu? Ho vissuto un'altra vita in cui ero qua? No, no. Ero semplicemente ricolmo di cultura visuale. Io avevo già visto quei pier, quei pontili enormi che si spingevano in legno, che si spingevano per 50, 100, 150 metri dentro l'oceano. Avevo già visto quelle strade lunghe, dritte, con niente attorno. Avevo già visto quei pali della luce fatti in legno. Avevo già visto le spiagge con i ragazzi e le ragazze, belli, giovani e ai tanti che giocavano a beach volley. Avevo già visto. Dove? Nella mia cultura visuale. Quindi quella realtà esterna, in qualche modo, per me era già stata semioticizzata. E non la vedevo come l'avrebbe vista uno che la vedeva la prima volta. È un esempio banale, se volete, ma spiega come la realtà cambia in ragione dell'evoluzione della nostra cultura, della nostra tecnologia e della nostra capacità di erodere la sfera della conoscenza. Sì, perché se io corro in un bosco di eucalipti insieme ad un botanico e mi diverto a fare jogging con lui, io vedo degli eucalipti e lui vede se stanno bene, se stanno male, il tipo di foglie lanceolate, la loro età, vede delle cose diverse, perché lui è un botanico e ha una competenza superiore su quella porzione di realtà. Quindi la realtà è qualcosa che cambia, non è sempre stata così. Così come cambia il nostro spazio interno, lo spazio del secondo tipo, e qui abbiamo degli esempi eclatanti. Io mi sono divertito a studiare alcuni testi e a rileggere i due grandi romanzi che hanno dato vita
Beh, a gran parte della cultura contemporanea, della cultura occidentale, chiedo scusa, e cioè l'Iliade e l'Odissea, la base della nostra scrittura. Bene, nell'Iliade e nell'Odissea, tutti li abbiamo più o meno frequentati, gli eroi camminavano insieme agli dèi. Perché? Perché gli dèi si impicciavano delle faccende umane. E quando si come dire, scopriva qualche cosa che permetteva all'eroe di risolvere una situazione, di trarsi d'impaccio, di uccidere il nemico prima che il nemico uccidesse lui, poi nell'Iliade, nell'Odissea, veniva sempre fuori un concetto del tipo un Dio mi ha parlato e mi ha detto di fare questo. Perché? Ci sono delle ipotesi, ma le tralascio. Dico semplicemente che i nostri antenati di 2000 anni fa, biologicamente, di 3000 anni fa, pare che grosso modo gli storici dicono che qualcosa di vero c'è, certamente, e risale a 1400 anni prima di Cristo, no? L'assalto alla città di Troia e quella guerra. 1400 anni prima. Benissimo. Quello che hanno studiato ha portato a un'ipotesi che vi riporto pari pari. Quegli eroi, anche se biologicamente avevano il cervello uguale al nostro, avevano un inconscio piatto. L'inconscio, il fatto che noi siamo persone profonde di cui abbiamo competenza parziale, è stata un'invenzione di Freud. Loro non potevano pensare sono io che mi ho avuto questa intuizione, sono io che ho avuto quest'idea, ma è stato un Dio dall'esterno che me l'ha data. Noi oggi non pensiamo a questo. Pensiamo che in qualche modo siamo ricchi, siamo soggetti ricchi che possono pensare delle cose che possono sorprendere anche il nostro io conscio. Ma questa è una lezione che ci viene da Freud, sono passati più di 2000 anni. Questo significa che anche il nostro spazio interno è cambiato, si è approfondito, si è oscurato anche per certi aspetti. C'è quella famosa immagine di Freud che dice, tutto sommato, nella triade es, io e superio, diciamo che l'io è la punta emergente dell'iceberg, l'es, l'inconscio, è tutto quello che sta sotto. E sappiamo tutti che l'iceberg ha un volume sott'acqua molto superiore a quello che invece emerge. Quindi cambia anche questo secondo tipo di spazio. Ma, e qui intervengo io, questi due tipi di spazi hanno dovuto riconsiderarsi per lasciare spazio, scusate il bisticcio, ad un altro tipo di spazio, il terzo, lo spazio virtuale che nasce nel 91 con internet, che si è ampliato fino a fagocitare parte della nostra vita interiore e parte della vita reale. Uno spazio che ci manda oltre il senso dello spazio, per esempio. Io ho avuto alcuni grandi maestri, uno grandissimo, Umberto Eco. Ho studiato con lui, mi sono laureato con lui, ho lavorato con lui. Infatti io all'inizio studiavo solo comunicazione, semiotica e linguistica. Poi, volendo sporcarmi di più le mani, passatemi l'affermazione, sono passato alla sociologia della comunicazione. Perché per certi versi semiotica e linguistica erano importantissimi, ma volevo qualcosa, non che fosse meno teorico, ma che permettesse di incidere di più. Una sera, una notte, anzi, qualche anno fa, era tardi, io ho l'abitudine di andare a letto tardi e in più ci metto anche come carico la lettura di qualche romanzo, qualche libro, qualche saggio. Quindi ero col mio libro aperto, con la mia lampadina accesa nel comodino e, come ormai si suole, con il mio cellulare in carica sul comodino acceso. A luna di notte, me lo ricordo benissimo, il mio cellulare manda un messaggio. Chi manda messaggi a quest'ora? Non sono abituato. Guardo il messaggio e c'è scritto: il nostro maestro si è spento.
Il messaggio mi arriva da un amico, collega che insegna italiano in Nuova Zelanda. Umberto Eco quella sera era morto alle 10:30 di sera. Io avevo già smesso con i telegiornali, avevo già smesso con tutto e stavo accingendomi a dormire. Avrei saputo il giorno dopo la notizia. Peccato invece che in Nuova Zelanda era giorno e quindi la notizia arrivò. E questo mio amico che insegnava italiano in Nuova Zelanda, insegna tuttora italiano in Nuova Zelanda, mi scrisse. Quindi io ho saputo una notizia avvenuta esattamente centinaia di metri più, centinaia di metri meno, a 2 chilometri da casa mia, perché Umberto Eco morì a Milano nella sua casa, da un amico che stava a più di 10.000 chilometri di distanza, oltre il senso dello spazio. Lo spazio virtuale permette questo, insieme a tantissime altre cose. La consumosfera nasce con la compresenza di tutti questi tre tipi di spazi. Vi dico solo queste prime conseguenze e poi mi fermo, non riesco a dire tutto, mi dispiace, ma non voglio annoiarvi troppo e voglio lasciare spazio alle vostre domande. Quali sono i primi tipi di conseguenze? I fenomeni nuovi che ne escono, ne parla il marketing, ne parlano tutti, no? Anche il work from home è una conseguenza di questo che ho appena finito di spiegare. Lo shopping online, il click and mortar, cioè il mio negozio è fatto di mortar, cioè di malte di cemento e di mattoni, ma è fatto anche di un click, perché ho anche il negozio online. L'Internet of Things, IoT, è una cosa incredibile. Ci sono alcuni porti a Shanghai, un po' il porto di Livorno in Italia si sta attrezzando in questo senso. Sapete come funziona l'IoT? La forza del terzo tipo di spazio, dello spazio virtuale. Allora, io arrivo col mio auto articolato davanti al porto. A quel punto, il porto è tutto connesso in internet. Arrivo col mio auto articolato. Si aprono i cancelli della zona portuale automaticamente, perché l'Internet of Things è fatto di percettori, visori, eccetera, e si vede che sta arrivando non un camion, quel camion lì, con quella targa lì, che doveva arrivare a quell'ora lì e che ha quel tipo di merce caricata. E a quel punto io autista sono un semplice ospite, perché l'IoT prende in carico il mio camion e lo guida lui. Perché ovviamente sta parlando di un camion che è connesso, che è dentro all'IoT, cioè un camion che ha la possibilità di essere teleguidato. Entra, segue un percorso ben definito e arriva a parcheggiare perfettamente, non come potrei fare un po' in maniera abborracciata io autista, davanti al mio slot dove è già predisposta una nave, dove la stiva di questa nave automaticamente si è già aperta, dove le gru di questa nave e le gru del porto già sono pronte a prendere il mio container e a caricarlo. Noi esseri umani non facciamo nulla. L'IoT è fatto tutto da questo insieme di spazio virtuale e di oggetti del mondo reale, la gru, la stiva che si apre, il camion, eccetera, che vengono fatti interagire. Non è l'intelligenza artificiale che pensavamo negli anni 60, ma è qualcosa che va molto vicino all'intelligenza artificiale. Sono cose che si muovono in maniera a prima vista intelligente. Quindi fenomeni nuovi che lavorano in questo senso per produrre una nuova forma di consumo e una nuova forma del nostro abitare. Quindi, e mi avvio alla conclusione perché altrimenti dovrei partire con altri ragionamenti e con altri discorsi, quindi ritorno, non l'ho dimenticato, a quella domanda a cui avevo risposto solo parzialmente, perché mi riservavo prima di spiegare ciò che ho spiegato. C'è vita oltre il capitalismo? Forse c'è questa vita qua. È ancora capitalismo questo? O è tecnocapitalismo? O è tecnologia?
che cambia addirittura le modalità capitalistiche. Se il capitale è definito, marxianamente parlando, come uno sfruttamento dell'uomo sull'uomo e come la proprietà dei mezzi di produzione che producono profitto, a svantaggio di chi non ha la proprietà di questi mezzi di produzione, allora siamo ancora dentro una logica capitalistica. Se invece per capitalismo intendiamo anche quel sensibilmente sovrasensibile di cui parlava Marx nelle prime pagine del Capitale, cioè il fatto che dentro gli oggetti, dentro i prodotti, l'operaio ci mette sangue, nervi, carne, fatica e tempo, e quel tempo dedicato al lavoro è il surplus, è il plus valore di cui si approfitta il capitale, il sensibilmente sovrasensibile. Pensate, un pensatore assolutamente materialista come Marx parla di sensibilmente sovrasensibile, cioè dice che le ore che l'operaio dedica e la sua attenzione, il suo umano dedicato alla produzione di un prodotto, fa sì che qualcosa di quell'umano si alieni, l'alienazione, e diventi quel prodotto lì. Un po' come noi pensiamo, no, all'artigianalità del Made in Italy. La cura, l'attenzione per i particolari fa sì che quel prodotto abbia oggi il mondo intero come terreno di gioco. Il Made in Italy è apprezzato dappertutto. Marx avrebbe detto perché c'è vita, sangue, nervi e pensiero di chi l'ha fatto e che ha reso quel prodotto di maggior valore. Ecco, allora lì forse qualcosa della logica del capitale cambia, perché il plus valore oggi non è dato solo e soltanto da questo, perché abbiamo tanti prodotti che sono prodotti da robot, quindi non c'è più la fatica fisica dell'uomo, c'è il sovrintendente che guarda che il robot faccia tutto bene. Il plus valore viene dato dal valore di comunicazione, ma questa è un'altra parte del libro che però per oggi non faccio in tempo ad illustrare. Vi ringrazio per l'attenzione e sono pronto ad ascoltare le vostre domande. Bene, grazie professore. Innanzitutto per insomma, è la nostra prima lezione fatta in questo modo, quindi ci ha dato veramente una mano notevole anche nella possibilità di metterla in piedi. E sicuramente ci ricolleghiamo, grazie alla sua esposizione, ci ricolleghiamo ad alcuni concetti già espressi anche da Andrea e nelle lezioni precedenti. Ricordo semplicemente la modalità: gli interventi devono essere prenotati in chat, basta scriverlo, la linea, diciamo, il microfono vi verrà attivato dalla moderazione, mentre il video attivatelo pure voi, insomma, quando siete disponibili. Quindi in attesa che arrivino gli interventi, ripeto, grazie ancora per questa sua disponibilità, perché è la prima volta che facciamo una lezione del genere, quindi... Io spero di non aver annoiato troppo, mi rendo conto che magari parlando in un'aula c'è più empatia e più calore. Questo è quello che il nostro presente ci dà, e devo anche dire però grazie a questi mezzi, perché sennò altrimenti non avremmo potuto fare nulla. Certo, cioè, ma abbiamo in effetti delle prenotazioni, vado a leggerle. C'è Marco Corno, lo attiviamo dunque. Marco Corno, eccoci qui. Prego Marco, puoi attivare il video. Sei già in audio, puoi attivare il video. Ok, perfetto. Volevo chiedere, fare, diciamo, due considerazioni su quello che è stato detto, soprattutto nella prima parte.
Nel senso, noi abbiamo parlato proprio della felicità, no? Come, diciamo, come qualcosa di istantaneo, momentaneo. Però ci può essere un qualcosa invece che può essere più duraturo? E questa, diciamo, la domanda che pongo al relatore. E al mio avviso c'è, ed è la serenità. Secondo me quello è un sentimento che dura molto più nel tempo ed è un qualcosa invece di più costante. Prima cosa. Seconda cosa che volevo chiedere, il rapporto tra il nostro sistema economico, soprattutto quello occidentale, e l'ambiente. Nel senso che io credo che il consumo, il cosiddetto consumismo, no? Si è posto come un po' quello che è un nemico, no, del nostro pianeta Terra, che sta subendo tutta una serie di conseguenze. E volevo chiedere, secondo me una risposta invece può esserci nel verbo armonizzare, cioè se prendiamo l'esempio di alcune tribù, no, per dire dell'Amazzonia oppure dell'Australia, dicono che per il futuro bisogna sapere vivere in armonia con l'ambiente, no? E io che sostanzialmente sono un convinto capitalista, ma proprio per questo lo critico nei suoi difetti, io credo che portare anche al centro l'ambiente, anche per quanto riguarda il consumo, in relazione allo spreco, per esempio allo spreco alimentare, allo spreco di prodotti che molte volte vengono comprati ma cadono nel dimenticatoio, secondo me può essere un ulteriore passo in avanti. Abbiamo parlato della cosiddetta terza dimensione, la dimensione cioè del web. Io credo che ce ne sia una quarta molto importante, che è quella della biodiversità, e ha come suo, diciamo, come suo secondo me centro d'analisi importante il consumismo in relazione alle esternalità negative che porta anche verso l'ambiente, eccetera, come ci ha più volte detto Pigou. Grazie. Grazie Marco. Allora abbiamo deciso che rispondo volta a volta, è così, vero? Sì, professore, grazie. Perfetto. Allora, sono due domande, probabilmente tre. La felicità. Allora, i sentimenti si dividono in euforici e disforici. Sia nei sentimenti euforici, sia nei sentimenti disforici ci possono essere sentimenti puntuali, sentimenti duraturi. La rabbia è un sentimento disforico puntuale perché c'è lo scoppio di rabbia. Il rancore è un sentimento disforico duraturo. Quindi certamente, Marco, se la felicità è qualcosa di puntuale, altri sentimenti euforici come la serenità, l'equilibrio non è un sentimento, ma insomma, per capirci, come sentimenti di pacatezza, eccetera, sono molto più duraturi. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con lei. Ribadisco però che se diciamo che io sono stato felice per tutto il 2020, no, lì c'è un errore lessicale. Non era felicità, era serenità, oppure molto più correttamente si dovrebbe dire: io ho avuto nel 2020 molti momenti di felicità. Questo è corretto. Io la vedo così, insomma, dal punto di vista proprio linguistico-passionale, semiotico-passionale. Consumo e ambiente. Allora, il punto è proprio questo. Noi viviamo dentro un modo di produzione capitalistico che per sua costituzione deve sempre crescere, altrimenti in qualche modo implode. Di più, più auto, più case. Quindi i miei amici della sociologia dell'ambiente dicono che noi ormai con Gaia abbiamo dei rapporti molto problematici. Gaia è il luogo del nostro abitare, il luogo dove noi depositiamo i nostri rifiuti, il luogo dove noi troviamo il cibo per sostentarci. Tutte e tre queste principali relazioni che noi abbiamo con Gaia, il capitalismo le ha messe in crisi. Facciamo fatica
oramai a trovare terreni da coltivare o da mettere al pascolo per i milioni e milioni di tognellate di carne che per esempio noi consumiamo. Quindi la terra in quanto dispensa comincia a mostrare la corda. La terra in quanto rusco, si dice nel bolognese, in quanto luogo dei nostri scarti comincia altresì a mostrare la corda. L'inquinamento di mare, di terra e dell'aria sta lì a testimoniarlo. La terra come luogo del nostro abitare, anche qui abbiamo dei problemi. L'esondazione dei fiumi è solo uno dei casi, no? Perché? Perché cerchiamo di antropizzare ciò che non è antropizzabile. Costruiamo case fin sulla cima del Vesuvio, ma il Vesuvio è un vulcano ancora vivo. Costruiamo case fino sulla spiaggia, ma il mare potrebbe produrre fortunali o tsunami. Costruiamo case sulle sponde dei fiumi, ma i fiumi devono essere liberi anche di esondare. L'antropizzazione crea grossi problemi. E noi cerchiamo di irrigimentare i fiumi, irrigimentare il mare, di trasformare la terra ad usum umani. Ma questo crea dei problemi. Quindi il rapporto con l'ambiente è problematico. Però, Marco, due cose. La prima, inutile pensare di tornare alle candele delle nostre nonne. Non ci si torna indietro. Quindi dobbiamo fare i conti con quello a cui siamo arrivati oggi. Ed è inutile pensare, giusta la lezione che ci arriva dalle tribù amazzoniche, dalle tribù primitive, eccetera. Ormai siamo ben altro da quello. A parte che l'uomo ha cominciato a, in qualche modo, distorcere il rapporto con la natura e a renderlo disarmonico dal momento in cui ha fatto le prime invenzioni tecniche. E le prime invenzioni tecniche sono il fuoco. Il fuoco è la tecnica di 150.000-200.000 anni fa. Si pensa che sia stato inventato più o meno a quell'epoca. Il fuoco. Pensate che invenzione tecnologica pazzesca. Non il fuoco in sé, ma la possibilità ovviamente di gestirlo, di accenderlo, di spegnerlo a piacere. Il fuoco ha portato ad una maggiore sicurezza, perché le fiere hanno paura del fuoco. Quindi il fuoco era un'arma. Il fuoco ha portato alla possibilità di cuocere i cibi e quindi di, secondo un grande, grandissimo antropologo francese che scrisse appunto Il crudo e il cotto, Claude Lévi-Strauss, la possibilità di iniziare il processo di civilizzazione. Noi mangiavamo cose cotte. Quindi forza domestica del fuoco. Il fuoco permette un'altra cosa importantissima. Io me lo immagino, anche se non sono stato là, ma me lo immagino, la forza dell'immaginazione, davanti al fuoco, a fine caccia, a fine giornata, tutti che si radunano e che senza la paura o l'ansia della fiera che poteva arrivare a mangiare i bambini, si poteva parlare e potevano esserci le prime comunicazioni. Se tu vai là, però devi stare, non avrebbero detto sottovento, devi stare davanti agli animali, guarda dove tira il vento, là c'è ci sono dei montoni, là c'è cibo, e per ammazzarli bene devi fare così, così. Quindi lo sviluppo del linguaggio grazie a quella invenzione tecnologica, uno storytelling si direbbe ora. Insomma, la faccio breve, il rapporto con la natura si è distorto da quando l'uomo ha cominciato il suo processo di ominazione. E quindi da questo punto di vista possiamo far poco. In più si aggiunge che il capitale, sempre per sua costituzione, vuole la distribuzione ineguale. Vuole qualcuno che ha tanto e qualcuno che ha poco. Vuole, Marco ha toccato un punto importante, che su 7 miliardi e mezzo di persone un miliardo soffra la fame, 900 milioni circa. Vuole che nelle grandi città, dentro il sacchetto dell'immondizia, ci sia mezza coscia di pollo non mangiata. È ottima. Il capitale vuole questo.
vuole questo perché ha bisogno di questo per costruire intanto ruoli diversi, chi produce e chi ha i mezzi di produzione, ma poi vuole anche costruire e generare energia, perché probabilmente la diseguaglianza produce energia, voglia di colmare la diseguaglianza da parte di qualcuno. Quindi questa distribuzione ineguale del capitale può essere aggiustata, e questo rapporto con l'ambiente, il capitale, il capitalismo, può aggiustarlo solo se accetta la lezione dell'ecologia. Solo se accetta che non si può continuare a produrre in maniera infinita all'interno di un sistema che è la Terra e che è un sistema finito. Enorme, ma finito. C'è poco da fare. Il nostro processo produttivo capitalistico dice di più, all'infinito. Sempre più petrolio, sempre più case, sempre più macchine, sempre più aeroplani, sempre più. Io dico ai miei ragazzi, siamo più o meno tutti appartenenti alla middle class? Benissimo. Sappiate voi e le vostre famiglie, che avete un potere d'acquisto medio, poi magari ci sarà chi ce n'è di più e chi di meno, ma nella vostra vita voi avrete oggetti, prodotti e servizi, alcuni li hanno anche contati, 40.000, 50.000, 60.000, quanti il più ricco faraone egiziano o il più ricco imperatore romano non ha mai avuto. Di più. Noi abbiamo tantissime cose, tantissimi vestiti, tantissime scarpe, che non aveva il più ricco imperatore romano. Questo per dire che la corsa agli oggetti non finisce mai, è la produzione degli oggetti. Se noi, ed è tutto da inventare, riusciamo a costruire una situazione di riciclo tale per cui smettiamo di continuare questa corsa all'infinito, allora forse possiamo stare dentro la nostra terra. Altrimenti dobbiamo inventare nuovi spazi, dobbiamo inventare nuove forme di energia. In un bellissimo film di tanti anni fa, e chiudo, c'è una frase, un dialogo molto bello, il film è Matrix. Una delle figure di questo mondo digitale dice: ho riflettuto su voi umani, ho riflettuto e sono giunto ad una considerazione. Guardate, c'è un elemento vivente che non è completamente vivente e ha bisogno di spazi e luoghi per vivere. Peccato che per vivere lui ammazzi tutto quello che è il suo ambiente vivente. Questa forma di vita si chiama virus. Voi umani siete il virus della Terra, perché non potete fare a meno di distruggere ciò in cui abitate. Era un film di fantascienza, ma secondo me qua allinea una forte verità. Grazie, professore. Sì, l'interrogatore a Morpheus. Esatto. Cerca di umiliarlo, di stabilizzarlo, minando le sue convinzioni. Passo la linea a Marika Marichetti. Buongiorno. Buongiorno. Non voglio fare una lotta tra apocalittici e integrati, anche se automaticamente verrebbe un po' fuori. Ma non sto dalla parte di Platone che critica la scrittura, che di fatto è, come dire, ciò che scardina la società aristocratica poi in un certo senso nell'antichità, però due o tre riflessioni forse mi vengono. La prima è questa: la corsa metonimica agli oggetti, beh, però questo è il problema degli ossessivo compulsivi, nel senso siamo in una dimensione in cui siamo portati ad essere ossessivo compulsivi. Perché? Perché il problema della felicità è che la felicità è un'emozione, la gioia è un sentimento.
ciò che è duraturo e sentimento e ciò che passa in un attimo è emozione. E forse, me lo chiedo, glielo chiedo, diventa un problema di pedagogia del sentimento. Che mi sembra importante, perché ci siamo tutti in questa cosa qui, non è che ci sono soltanto i ragazzini poi sono ancora meno, come dire, pedagogicamente abituati. In questo senso il consumo non è soltanto la fila degli yogurt al supermercato, ma paradossalmente diventa anche appunto la vita del sentimento. Posso cambiare compagno, compagna, tanto quanto cambio la marca dello yogurt, perché dietro c'è una mania ossessivo-compulsiva. Mi chiedo, in un mondo testualizzato, e testualizzato per immagini, e questo forse ci porta un passo indietro e non un passo ulteriormente avanti, tra grammatica e testo non esiste la possibilità di un'ermeneutica, cioè di una interpretazione che diventa pedagogia del sentimento e costruzione di comunità. Basta. Ho cercato di essere sintetica. Grazie Marisa, lei ha cercato di essere sintetica, ma il suo intervento è molto denso. Allora, tanto nemmeno io sono d'accordo con Platone, Cioè, viva la scrittura. Certo, qui c'è da fare però una riflessione. Che io faccio con i miei studenti, però quelli avanzati, ovvero sia la tecnologia cambia il mondo e cambia il nostro modo di pensare, ci cambia la testa. Con la scrittura noi abbiamo cominciato a far lavorare la testa, la memoria, in maniera diversa, in maniera completamente diversa. Quindi grande impatto della tecnologia, che non è solo appunto la macchina che vola, ma sono quelle cose che cambiano la nostra, come dire, antropologia. Ecco, poi per andare invece verso il core, il nocciolo della sua domanda, sì, non sono uno psicanalista, ma credo che sarebbe abbastanza corretto dire che una psicanalisi del capitalismo direbbe che il capitalismo è ossessivo-compulsivo. Sì. Cioè noi abbiamo bisogno ossessivamente e in maniera compulsiva di circondarci sempre di nuovi testi. Abbiamo bisogno. Ci hanno progettato così, come direbbe qualcuna. Ci hanno progettato così. Cioè, visto che la consumosfera funziona per testualizzazioni continue, queste testualizzazioni devono essere prodotte e devono essere piaciute, cioè loro, i produttori, devono fare in modo che queste cose ci piacciano e che ci sia desiderio di averle. Quindi, ben venga non solo una pedagogia del sentimento, non solo quello, ma dovrebbe venire proprio una nuova pedagogia dell'antropos, dell'uomo. La pedagogia del capitalismo ci è costruiti così. C'è Bauman che parla, a me ha sempre colpito, perché questo signore, ormai passato a miglior vita, alla tenera età di 70-75 anni, scrisse L'amore liquido, parlando dell'amore dei ragazzi, degli adolescenti. Grande capacità. E disse proprio quello che lei ha detto in maniera molto icastica, cioè si cambia compagna o compagno così come si cambia yogurt, con la stessa facilità. Sì, perché siamo giocatori. Lui non diceva siamo ossessivi compulsivi, siamo player, siamo giocatori. Cos'è che ama fare il giocatore? Non ama né vincere né perdere. Ama continuamente giocare. Basta. Aprire e chiudere le partite, continuamente. Perciò io non ho la risposta che squadra da ogni lato, per carità. E quindi non saprei dire se tra grammatica e testo possiamo inserire un'ermeneutica. Certamente finora non è stata inserita. Finora si è pensato solamente di costruire continuamente nuovi testi, sempre più belli, sempre più accattivanti, sempre più in fretta, anche il senso del non avere tempo. Io credo che è una cosa preziosa, preziosissima, che noi tutti abbiamo esperito dal lockdown, è proprio stato il fatto che
siamo entrati in una bolla sospensiva. Finalmente il tempo non era più una risorsa scarsa, perché le cose là fuori non acceleravano. Io non ho visione di nuove cose, nuovi oggetti, nuovi impegni, nuove cose da fare. Avevo una bolla sospensiva che mi ha permesso di gestire meglio il tempo interiore, per esempio. Bene, noi siamo però normalmente presi tra la frenesia dei testi sempre nuovi, sempre belli, sempre accattivanti. Avete già capito che la mia accezione di testo è ampia. L'incasellamento e l'irregimentare questi testi, che è la grammatica. Prendi un testo, fallo, irregimentalo, incasellalo, comprendilo, mettilo da parte e passa a nuovi testi. L'ermeneutica, cioè la riflessione su questo processo e la capacità di trovare un modo altro per gestire sia i nuovi testi che la grammatica, noi ci stiamo provando. E l'attenzione alla biosfera, alla bioetica, sono tutti tentativi di costruire nuove ermeneutiche. Sono però in questo momento nicchie, tentativi minoritari. I due, Scilla e Cariddi, che gestiscono la nostra vita, sono ancora la cultura grammaticale e la cultura testuale. Non sto dicendo che mi piace, sto dicendo, come direbbero i napoletani, che stè. Grazie, professore. C'è il microfono 864-7184, che non è un androide, immagino, ma una persona che ha associato la propria identità di oggi a questa lezione, a questo convegno, da qualcosa ci lusinga. Lo invito però, adesso può parlare, lo invito però ad attivare il microfono se vuole, quantomeno a farsi riconoscere, anche se fosse un androide. Ecco qua. Ah, è Stefano. Ciao Stefano. Ciao Luca. Posso partire? Prego. Buongiorno professore. Buongiorno. Sono Stefano Buffanti. Volevo tornare un attimo con lei sul concetto di Internet of Things. Qualche anno fa, ho avuto la possibilità per motivi di lavoro di partecipare a un convegno organizzato da Cisco a Milano sulle possibilità che vi saranno più o meno presto per quello che riguarda l'Internet delle cose. Gli esempi erano veramente innumerevoli e stupefacenti. A me colpì il ruolo che potevano avere le piante dotate di appositi sensori per svolgere una serie di compiti che andavano dal segnalare parcheggi liberi al controllare la crescita delle viti e chi più ne ha più ne metta, insomma, veramente un mondo nuovo. Ecco, quando si parla di questo allargamento, se così lo posso definire, del numero di oggetti che vengono connessi in rete e che ci in qualche modo condizionano la nostra vita, io sento spesso parlare di problemi legati alla privacy, no? Sento un po' meno parlare invece di come questo influirà dal punto di vista della politica, delle forme della politica. La mia sensazione, volevo chiedere la sua opinione a questo proposito, che deriva da un articolo di qualche tempo fa sul Corriere della Sera di Michel Houellebecq, è che sarà richiesto sempre più un livello maggiore di partecipazione attiva da parte dei cittadini. Cioè, dal vecchio modello politico in cui di tanto in tanto il cittadino è chiamato a votare, credo che questa invasione della nostra vita, che sarà sempre più massiva, comporterà da parte nostra una interazione sempre maggiore, una partecipazione sempre maggiore e la necessità di organizzare questa partecipazione, ecco, attraverso nuove forme di politica. Volevo chiedere, ad esempio, immagino un uso molto più massiccio di referendum, anche semplicemente consultivi, propositivi, nelle varie forme. Ecco, volevo chiedere cosa ne pensa in proposito. Grazie. Grazie Stefano.
Allora, certamente la sua domanda mi pone l'obbligo di aggiustare un concetto che ho dato all'inizio. Quando all'inizio dicevo, signori miei, la politica è ancella dell'economia, l'economia è ancella della tecnologia. In realtà è vero, la politica può essere fatta se l'economia funziona bene. L'economia funziona bene se uno Stato è tecnologicamente avanzato. Questo sembra una equazione che ormai è nelle cose. Però è ben vero che una buona politica può costruire delle azioni perché l'economia sia degna, e l'economia degna magari può fare investimenti corretti per aumentare il livello tecnologico. Noi oggi in Italia non siamo in questo circolo virtuoso, siamo semmai in un circolo vizioso, cioè esattamente l'opposto. Quindi c'è possibilità di interazione, e come? E questa possibilità di interazione però porta, secondo me, intanto la questione della privacy è molto sulle labbra di tutte, il pensiero di molti, perché ormai non c'è più privacy, diciamolo. Non è che noi abbiamo più privacy oggi, no. Proprio perché ce n'è sempre di meno, diventa argomento di discussione politica, tecnologica, eccetera. Ma anche questa è una tendenza che non mi pare si riesca a stoppare facilmente. La partecipazione o le forme di politica partecipativa, secondo me, sono di due tipi. C'è una forma di partecipazione che vorrei definire economica, ma mi spiego subito. George Ritzer, un sociologo americano, ha scritto alcuni testi, alcuni libri, la McDonaldizzazione del mondo, la globalizzazione del niente, del nulla, eccetera, in cui lui portava avanti alcune tesi. Una era la seguente: sempre di più saremo costretti a svolgere noi il lavoro. Sempre di più accadranno cose che già accadono. Io vado a far benzina, ma la faccio io, e poi pago per un servizio che ho fatto io. Certo, pago la benzina, ma la faccio io. Io faccio, attraverso il remote banking, tutte le cose che normalmente faceva un impiegato di banca, e pago per questi servizi. Quindi c'è senz'altro una partecipazione sugli aspetti economici, dove noi saremo chiamati a fare sempre di più, a svolgere sempre di più il lavoro per i servizi che noi vogliamo, per le cose che ci servono. Una tendenza che viene fuori da anni, non è che nasce oggi. Cioè, il self-service è il primo segnale di questo tipo di partecipazione richiesta. Però lei mi faceva una domanda ben precisa, mi diceva: una partecipazione politica, una partecipazione civile, una partecipazione che permetta, come si fa in Svizzera, per esempio, oggi, già oggi, da sempre, anzi, di avere referendum per qualsiasi nodo o snodo politico importante. Non lo so. Posso permettermi di dire non lo so. Mi piacerebbe molto che la tecnologia della comunicazione così sviluppata permettesse, e lo permette già oggi, se una nazione intera è connessa, come avviene per esempio, non bisogna mica andare molto lontano, basta andare nelle nazioni baltiche, Estonia, Lituania, eccetera, queste sono tutte connesse. Certo, sono realtà più piccole. La Svizzera agli abitanti di Roma e dintorni, di Roma e Milano, facciamo così, 9 milioni di persone, 8-9 milioni di persone. Quando le cifre sono quelle, si può fare. Su 60 milioni di persone, quanti siamo noi o i francesi? Sugli 80 milioni di tedeschi? Sui 300 milioni di americani? Non lo so. Francamente non lo so. Oggi la democrazia, ce lo insegna una delle democrazie più antiche, cioè quella americana, superata in questo solo dalla democrazia inglese, sono parziali. In America vota il 35, il 40%.
Per votare chi? Per votare l'uomo più potente al mondo, per votare il presidente degli Stati Uniti, non per votare il senatore del Wisconsin. E quindi una partecipazione di questo tipo, a meno che non venga spinta, richiesta dal basso, non la vedo facile. Cioè non vedo una deliberazione gentile dall'alto dei poteri costituiti o dei poteri forti, come si ama a dire adesso, che liberamente dice: ma in Svizzera è stato fatto, eh? Volete più tasse o meno tasse? E gli svizzeri hanno risposto: vogliamo più tasse. Però non sono stupidi gli svizzeri, hanno risposto: vogliamo più tasse, perché nella questione c'era: vogliamo più tasse perché pagando più tasse si avranno questi servizi. E in Svizzera poi è accaduto. Non era un paga di più e taci, no, era un paga di più per avere di più. Quindi in Svizzera accade. Non la vedo una cosa così facile, così possibile e così estendibile. Marina Vimercati può già parlare. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ok. Sì. Ok. Allora, una riflessione e una domanda. La parte iniziale del suo intervento mi ha immediatamente richiamato alla memoria l'uomo ha una dimensione. Marcuse nel 67 parlava della situazione dell'uomo come di una confortevole, sono bellissimi gli aggettivi che usa, una confortevole, levigata, ragionevole, democratica, non libertà, che prevale nella civiltà industriale avanzata come segno di progresso tecnico. Sempre Pasolini in quegli anni parlava di illusione, di uguaglianza, perché l'avere le scarpe di quel marchio tutti quanti dà l'illusione di essere uguali. E sempre Marcuse scriveva, no? Che al di sotto della base conservatrice c'è il sostrato dei reietti e degli stranieri. È esattamente la fotografia di oggi, è esattamente il riferimento che Papa Francesco fa sempre alla cultura dello scarto. Ecco, noi siamo lì. Quindi l'uomo ridotto a un'unica dimensione, l'uomo che ha una molteplicità di dimensioni, viene ridotto alla dimensione di consumatore. E 40 anni dopo, ha citato anche lei prima Bauman, scrive: consumo dunque sono. Bella questa, eh? Per cui sempre consumismo come economia dell'illusione, economia dell'eccesso e dello spreco, ma anche dell'illusione. Per cui ho risentito un po' queste assonanze, no? Perché comunque, insomma, la scuola di Francoforte a quei tempi aveva già lanciato dei messaggi, dei segnali, e adesso sono sotto gli occhi di tutti. Probabilmente allora era per pochi, poi lo si studiava a scuola, l'abbiamo insegnato ai nostri studenti, ma adesso è sotto gli occhi di tutti. E per cui c'è anche questo concetto di libertà che mi piaceva argomentare, oltre al concetto di felicità che è stato, come dire, argomentato bene. La domanda invece che volevo porre è questa, cioè siamo nell'era geologica dell'antropocene, ci dicono, no? Dell'uomo che ha praticamente modificato a tal punto la natura che è diventata tutt'altra cosa. Allora, la tecnologia, l'insieme di tecnologie che permettono una connessione, così come avviene nell'Internet of Things, potrebbe riuscire a curvare
l'attuale forma della nostra economia, che è un'economia lineare, noi produciamo e alla fine della produzione c'è lo scarto, che poi non sappiamo dove mettere. E infatti abbiamo delle discariche sovraccariche, tant'è che io dico che secondo me bisognerebbe che le scuole portassero in gite i ragazzini alle discariche, per vedere davvero, perché li tocchi con mano, cos'è la società dei consumi. Allora, è possibile che possa curvare questa linea, che è una linea, curvarla, magari sarà difficile farla diventare circolare, no? L'economia circolare, però almeno curvarla un pochino, io qualche speranza ce l'ho, però volevo sentire il suo parere. Grazie. Grazie a lei, Maria Elena. Sì, Marcuse certamente è stato il primo, o comunque uno dei primi, a ragionare e sin dal titolo su questi temi, e sin dal titolo aveva ben chiaro lo scopo, cioè noi siamo destinati a diventare consumatori e questa è la nostra unica dimensione permessa. I due temi che lei ha toccato sono libertà e uguaglianza, poi arriverò alla sua domanda. Sono abbastanza d'accordo con Marcuse e anche con Pasolini, però ho alcuni caveat, ho bisogno di porre alcuni paletti, ovvero sia, i sociologi sanno bene che ogni mainstream, che ogni grande flusso di corrente dove l'umanità, come dire, sta, ha sempre delle nicchie di lotta e di contro, una volta si sarebbe detto di contropotere. Cioè, noi non siamo solo dei consumatori e non potrà mai darsi che noi si sia sempre soltanto dei consumatori e che il bisogno di libertà, quella libertà confortevole, levigata, di cui appunto Marcuse parlava e che era la libertà di consumare, perché poi questa era. La chiamiamo non libertà. Esatto, libertà di consumare o non libertà. È come quando, no, io vado in un ristorante che fa solo carne di maiale. E dico, ah, guardi, vorrei una bella fiorentina. No, abbiamo carne di maiale. Ma vorrei del pesce. No, abbiamo 700.000 modi di proporle la carne di maiale. Più libertà di così, cosa vuole? Ho capito, ma io volevo un'insalatina. No, carne di maiale. Questo è un po' il ristorante della società contemporanea. No? Ci sono miliardi di variazioni su un tema che però è sempre quello, consuma o uomo. Però c'è sempre spazio per controspinte, c'è sempre spazio per il no logo, il rifiuto della marca, il rifiuto del prodotto, eccetera. Quello che mi viene da dire è che si tratta non più di fare delle contrapposizioni radicali e oppositive, come fu a suo tempo la rivoluzione francese, come fu a suo tempo la rivoluzione bolscevica, insomma, no. Io credo che si debba trovare proprio quel passaggio che lei accennava alla fine, dall'economia lineare all'economia circolare. Cioè, l'abbiamo trovato come formula. E la gente, i sociologi, gli economisti, si riempiono la bocca di questo. No? Dobbiamo arrivare all'economia circolare. Come si fa nessuno lo sa. È un po' le città invisibili di Calvino. Dove sono? E come si fa a raggiungerle? Noi abbiamo un tema della libertà dove noi, come dire, mi viene il termine francese, in italiano come si dice, insomma, prendiamo atto del fatto che c'è un altro modo di essere liberi, però
di fatto siamo dentro questo solco. Così come prendiamo atto del fatto che c'è un altro modo di essere uguali, anche su Pasolini direi qualcosa, cioè non è tanto l'uguaglianza di avere le scarpe tutte uguali, perché nessuno vuole le scarpe tutte uguali, è l'uguaglianza, l'idea di poter tutti accedere al banchetto del consumo, che poi non sia vera, perché non è vera, perché c'è chi accede parzialmente e chi accede prendendosi una grossa fetta di ciò che sta su questa tavola imbandita del consumo, quindi è un'uguaglianza fittizia, però tutti si sentono potenzialmente in grado di circondarsi di 40.000, 50.000 oggetti, ciò di cui parlavo precedentemente. Quindi bisogna stare un po' attenti, non è solo libertà di consumare, non è solo uguaglianza nel senso di uguaglianza al banchetto del consumo. C'è qualcosa d'altro che stride, c'è qualcosa d'altro che non viene ridotto a tutto questo, e questo qualcosa d'altro è il pensiero verde, il pensiero ecologico, il pensiero di davvero della ricerca di un'economia circolare, e questo qualcosa d'altro, se posso, io cerco di non fare mai previsioni perché solo chi le fa può sbagliare, e quindi quando uno fa previsioni di solito sbaglia, però penso che il senso della fine, a me piace molto, il cinema, quindi trovo molti esempi cinematografici. Vi ricordate quel film dove il personaggio era visto e filmato dalla sua nascita alla sua morte, che nel film ancora non si vede? Ve lo ricordate quel film dove, insomma, tutta la sua vita è un enorme palcoscenico, è un enorme stagione dopo stagione soap opera? Bene, noi oggi siamo come quel personaggio, ma ci stiamo avvicinando alla quinta definitiva. Il film finiva proprio con il personaggio che scopriva di essere dentro una soap opera e scopriva che quel cielo là in fondo in realtà era uno scenario televisivo. Noi dobbiamo arrivare all'economia circolare perché ci stiamo avvicinando a grandi passi a quello scenario. Come si fa non lo so, credo però che delle due l'una: o vivremo in condizioni di vita sempre più difficili e alla fine anche vivendo la penuria di beni e di servizi, oppure approderemo a questa economia circolare. Grazie professore, grazie Marilena. Lodovica Maria. Buongiorno professore, grazie della sua prolusione. Mi ha sollevato molti interrogativi, anche desideri di approfondimento, ne scelgo due. Il primo è legato a quanto lei affermava all'inizio, parlando dei consumi, anche della felicità, cioè il fatto che esistano verbi puntuali come cercare e trovare. Ora, è autoevidente che intesi alla lettera lo sono. Io nell'istante X trovo qualcosa di cui non disponevo fino all'istante X meno 1, anche i miei meccanismi di ricerca accadono entro coordinate precise. E pur tuttavia mi sembra che, come dire, pur senza diventare un esistenzialista ingenua, io possa vivere in uno stato di ricerca, soprattutto là dove il bene che ho a cuore sia qualcosa di elevato, e persino il trovare non coincide con il possedere. Anche l'oggetto appena acquistato in qualche misura mi pare che io lo trovi nella misura in cui, pur possedendolo, ne approfondisco le caratteristiche e lo integro in schemi di azione complessi. Allora, ecco, in che misura forse questa dinamica di puntualità può essere integrata alla luce anche di quello che lei diceva sull'economia della conoscenza, dove quindi io mi andrò a occupare di beni che hanno, diciamo, una caratura assiologica ben superiore? E la seconda domanda, che è più che altro una richiesta di chiarimento, se così desiderasse darmi magari un sinonimo di ciò che intendeva nello schema tripartito con reale. Ecco, sono anche una fervida sostenitrice di tutte le forme di realismo moderato, ma cosa davvero si intende? Perché visto in questi termini forse io sarei tentata, quindi le chiedo di correggermi, ecco, di estenderlo perlomeno al punto 2 dello schema che lei aveva presentato. La ringrazio molto. Sono io che ringrazio lei, Lodovica, anche se
la amichevolmente e amorevolmente rimprovero di farmi delle domande veramente complesse, perché rispondere a che cos'è il reale non è cosa né facile né semplice. Non è né facile né semplice, sono ben conscio che ci sono tante posizioni filosofiche in merito. C'è chi è realista convinto e dice addirittura la nostra coscienza è negli oggetti là fuori, e nelle cose là fuori. Se non ci fossero le cose là fuori, noi non avremmo coscienza. Io mi permetterà di partire da quest'ultima domanda, perché è quella che mi ha intrigato di più, ma è anche la più difficile. Io penso che se dovessi dare una definizione di reale, direi che il reale è il commercio che corre tra ciò che è là fuori e ciò che sono io mentre partecipo di questo là fuori. In altri termini, io penso che noi abbiamo questa capacità di inferire dalla realtà fuori i miei limiti, i miei confini e forse anche la mia coscienza, che però a quel punto c'è. Permettetemi un esempio psicanalitico proprio, perché la sfera del reale è studiata anche in psicanalisi. Io non sono uno psicanalista, non sono mai andato entrato in una cura psicanalitica, ma mi ha sempre molto intrigato la gnoseologia, l'epistemologia che c'è dietro, la visione del mondo che c'è dietro la psicanalisi. E la visione del mondo che c'è dietro la psicanalisi dice che il reale è qualcosa che contribuisce a costruire il soggetto. Lacan, per esempio, parla della fase dello specchio e dice: il bambino, quando nasce, non divide il sé dalla mamma, perché non ha il sé. Quando eravamo tutti dentro il pancione di mamma, il nostro bisogno, i nostri bisogni primari erano immediatamente soddisfatti. Ho fame, sugo, devo liberarmi, lo faccio. Sono scomodo, mi muovo. Poi l'immissione al mondo implica, costringe a quello che gli psicanalisti definiscono un differimento del desiderio. Cioè io scopro che se ho fame devo farmi sentire, perché c'è quella cosa lì con quei due seni grossi che è lontana da me e non mi dà da mangiare. Poi finalmente arriva e me lo dà, però c'è il differimento del desiderio, cioè non ho tutto subito. Uno. Il differimento del desiderio è già un commercio con il reale che comincia a costruire i limiti alla volontà onnipotente del piccolo dell'uomo, che si crede un Dio in terra, no? Io voglio e quello che voglio avviene, accade. Il Dio che produce per magia o per miracolo immediatamente ciò che vuole, ciò che desidera. Scopre che non è così. Poi ad un certo punto, dice Lacan, intorno all'anno e mezzo, giù di lì, c'è la fase dello specchio. Lui la intende ovviamente in un senso anche metaforico, ma poi dice proprio, no, ma a un certo punto il bimbo si vede davanti allo specchio e dice, chi è quella cosa lì? Cos'è quella roba lì? E comincia, questo ha preso Lacan, a cambiare la grammatica. Perché il bambino, prima della fase dello specchio, dice tu non mi dai da mangiare, tu non sei buona. No, non dice questo. Perché dice tu hai fame, tu hai... Cioè, siccome è abituato a sentirsi appellare con il tu, parla di sé con il tu. Dice tu hai fame, tu piangi, tu non sei contento, vuole dire io, ma non è ancora capace di dire io, perché non ha il senso del sé. La realtà non gliel'ha ancora insegnato. Lo stadio dello specchio gli insegna anche questo. C'è il bambino che è talmente onnipotente che quando piange pensa che tutto il mondo pianga. Questa cosa è bellissima. Poi a un certo punto guarda e vede la mamma che non sta piangendo. Come non piange? Sto piangendo io, dovrebbero piangere tutti.
La mamma che semmai lo consola, oppure che ride, che lo blandisce, come io piango e lei sorride. Che è sta cosa? Anche lì è la realtà che gli spiega come i suoi sentimenti sono altro dai sentimenti dell'altro. Insomma, io penso che il reale sia veramente un commercio continuo. E questo commercio ha due output. Da un lato costruisce, complessifica, arricchisce la coscienza del sé e la coscienza del mondo e degli altri. Dall'altro muta il reale. Non nel senso che il termosifone si trasforma in armadio, non sono così idealista, o che è il mio sguardo a costruire il termosifone e nel momento in cui smetto di guardarlo il termosifone sparisce. No, il termosifone è lì, è una presenza costante. Ma la mia lettura della realtà, la lettura semica della realtà, qui salta fuori, come dire, il mio impianto semiotico, la lettura semica della realtà è qualcosa che arricchisce la realtà e contemporaneamente arricchisce me stesso. Non so se sono riuscito a dare una risposta. Per quanto riguarda invece l'economia della conoscenza, il vivere in uno stato perenne di ricerca, il discorso dell'aspettualità, del cercare, del trovare, sono d'accordo con lei, Ludovica. Se ho capito bene il suo punto, lei dice non c'è solo il trovare come possesso, ma ci deve essere anche il trovare come, se ho capito bene, poi mi correggerà, come la gratificazione di uno stato di ricerca. E forse la cosa bella, la cosa positiva dell'essere in corsa metonimica è che noi siamo continuamente in uno stato di ricerca. E io sono profondamente d'accordo con lei, nel senso che una delle modalità che dà maggior senso al nostro vivere è la progettualità. E che cos'è la progettualità se non l'essere in continuo stato di ricerca? Fino nel momento in cui un uomo avrà dei progetti, quell'uomo sarà vivo e forse sarà anche contento del suo essere vivo. La caduta della progettualità è un abdicare alla vita ed è uno smettere di cercare ed uno smettere di trovare. Sia nel senso del possedere, voglio trovare quell'autore perché voglio possedere il suo pensiero, sia nel senso del trovare in maniera più nobile, voglio trovare quell'autore perché voglio essere arricchito e quindi voglio avere una possibilità datami da quell'autore poi di passare ad un'altra ricerca, ad altri autori e ad altre forme di arricchimento. Grazie professore, grazie Ludovico. Grazie. Domande veramente molto, molto dense. E parola a Beppe Valentini, che ecco, quando vuole può attivare la sua camera e se vuole insomma, porre il suo intervento. Mi senti Luca? Sì, però non vedo, io non riesco ad attivare il video. Ecco, sì, okay. Sì. No, nella moltitudine, a me verrebbe a dire quasi infinita, degli spunti e delle idee, soprattutto dall'esposizione del professor Ferraresi, ma anche degli interventi, mi sono ritrovato quasi a dire rinuncio perché ci vorrebbero 2 giorni per riuscire a interagire. Però nel setaccio faccio emergere due spunti molto, come dire, molto concreti e in un certo senso un po' esistenziali per me. E sono, allora, il punto focale per me dal mio punto di vista, mi ritrovo molto in Andrea Rinaldo, sul fatto che l'assillo che sento è se è possibile un'etica o una responsabilità dell'uomo, dell'umanità rispetto ai processi che sono in corso e che sono stati perfettamente, come dire, decodificati, non perfettamente perché sono d'accordo che la ricerca è infinita, ma molto molto efficacemente esposti questa mattina. E quindi credo che i nodi fondamentali per me e forse anche per il nostro circolo siano, come dire, vanno sempre un po' a parare lì. Le due cose che pongo sono proprio in questa, come dire, la connessione tra, sono abbastanza equivalenti e probabilmente si connettono come logica,
quanto c'entra la nostra percezione del tempo, della nostra evoluzione. Uso un esempio praticissimo. Tutto quello che stiamo dicendo ha a che fare con un'evoluzione, chiamiamo, del capitalismo, dell'industrialismo, ovviamente oggi della consumosfera, che è su un piano temporale dell'evoluzione umana un battito di ciglio. Per cui mi sembra che, come dire, nella nostra percezione psicologica del vivere oggi, noi siamo schiacciati da questa cosa. Ci sembra, noi ci viviamo come quasi, come dire, eterni, non avendo sufficientemente presente che noi siamo costantemente un battito di ciglio rispetto all'evoluzione. Quindi anche questa, come dire, dimensione della percezione, mi chiedo come si possa connettere con tutto il ragionamento che stiamo facendo su quanto del consumo, quanto la consumosfera ci squaderna, diciamo, davanti a noi una serie di problematiche. Abbastanza connessa a questo è la seguente riflessione. Da quando è partito il coronavirus, io sicuramente, ma penso tutti, siamo, io direi, sommersi da messaggi, e qui mi rifaccio all'esempio del professore sulla battuta del film Matrix, che io ho sempre visto un po' pezzettini, mi riservo sempre di vederlo un po' più compiutamente, del quanto noi siamo virus. Questa è la battuta di Matrix. Quello che trovo molto frequentemente, almeno nel nostro circuito, chiamiamolo, della nostra comunità, mi verrebbe da dire di sensibilità democratico, ecologista e vatte la pesca, è il fatto di quanto, come dire, noi siamo il virus, noi siamo il problema, ci sia quasi un appiattimento, come dire, panteistico rispetto a tutte le altre dimensioni della natura. Io sono perfettamente consapevole che l'uomo deve darsi una regolata rispetto al suo delirio di onnipotenza, però francamente non mi sento di essere paragonato né a un sasso, né a un albero e tantomeno a un piacevolissimo cane o gattino o animale che hanno, come dire, il delirio di onnipotenza e la conseguente propensione alla rapina e al massacro della natura vanno sicuramente rintuzzati, però passare all'estremo opposto di essere appiattiti in una specie di scala naturale in cui tutto è indistinto, francamente mi mette un po' in crisi. Insomma. Finito. Certo. Allora, Beppe, ho scritto bene? Sì. È lei. Allora, guardi, punti molto importanti. E tanto sì, è vero, il film... glielo consiglio, anche se magari lei non ama la fantascienza, perché la fantascienza... No, l'amo all'infinito, la fantascienza. Benissimo, meglio ancora. La fantascienza è qualche cosa che riesce a raccontare in maniera immaginifica molto di noi. Cioè, la fantascienza è molto legata all'antropologia. Ci dà una visione attraverso l'abito della tecnologia immaginifica che sempre è presente nei film di fantascienza, vestita di questa tecnologia e in realtà racconta l'uomo. A me piace molto quando è fatta bene, quando è intelligente, quando è solo abito e niente sotto il vestito niente, allora no. L'altro film che avevo citato, grazie, ho letto qualcuno che l'ha scritto, era The Truman Show ed era un grandissimo Jim Carrey che lo recitava la parte del protagonista. Allora, etica dell'uomo. Sì, io sono un uomo, una persona, uno studioso, se dovessi decidere, ottimista, non pessimista. Quindi se sto dando una visione catastrofica, me ne scuso. Io voglio semplicemente dare quel paio di occhiali di cui parlavo all'inizio. Dentro questi occhiali, però, c'è spazio anche per l'etica. Cioè, noi, l'umano, è anche profondamente etico. Voglio dire, ha ragione Kant quando dice che noi siamo un legno storto. Un legno maledettamente storto. Però siamo materia pregiata, il legno è materia pregiata, il legno è stato importantissimo per noi umani nella storia dell'umanità e nella storia della tecnologia umana. Quindi certo che ci sono le spinte etiche.
Quello che in questo momento io non riesco a prevedere, a visualizzare, eccetera, è come queste spinte etiche possano, per tornare alle risposte date precedentemente, costruire un'economia circolare al posto di un'economia lineare. Noi ci siamo mossi, ma anche in età precapitalistica, come dei predatori. E così provo a dare risposta ad una perlomeno delle sue questioni. Noi siamo sempre stati predatori, solo che avevamo meno tecnologia per predare. E un mio caro amico che ha un'azienda di cavatori in Toscana, sulle Alpi Apuane, e che però vuole essere molto attento, ma fa fatica, alle questioni bioetiche e della biosfera, dice: dall'epoca dei Romani al 1980 è stato cavato tanto marmo quanto dal 1980 al 2020. Perché oggi tagliamo il marmo col laser come se fosse burro, perché oggi andiamo su con dei camion speciali sino sulle vette più ripide delle Alpi Apuane e scarichiamo camion interi e non blocchi soltanto, ma camion interi di marmo, perché la tecnologia ci permette di abbassare una montagna nel giro di 5 anni e mettere un buco là dove prima c'era una vetta. È pazzesco, è tremendo, è pericoloso, è spaurente. Questo però ci mette a disposizione la tecnologia. Allora, io penso che se le spinte etiche si faranno talmente presenti, o forse cogenti, costringenti, da mettere tutta questa potenza tecnologica al servizio di un'economia circolare, non vedo perché non potrebbe accadere. Non vedo perché noi non potremmo costruire prodotti che sono il frutto di scarti e di scarti e di scarti. Forse non all'infinito, certamente non all'infinito, ma questo permetterebbe un rapporto un po' più corretto con Gaia. Poi, è vero che noi abbiamo, se ho capito bene, se ho compreso bene, una percezione del tempo schiacciata. La forma del capitale in cui siamo immersi oggi ci sembra la forma del vivere tout court, e invece abbiamo vissuto in maniera molto diversa. C'è stato un periodo in cui il capitalismo non c'era. Sì, però, lo ripeto, l'ho già detto prima, perché le due domande, come forse anche lei già ci ha detto e previsto, sono molto correlate, e quindi la risposta non può che essere altrettanto correlata. Però se il capitale è una forma predatoria più o meno gentile, sia verso l'uomo sia verso la natura, beh, questa forma predatoria nasce da quando noi eravamo ancora scimmie sugli alberi. Eravamo forse le scimmie più cattive. E come tali ci siamo evolute. E questa forma di predatoria ha permesso a questa scimmia cattiva di prevalere. Poi non siamo solo scimmie cattive, abbiamo ben altro. Però questa modalità di appropriarci di ciò che ci circonda, siano questi i nostri simili, sia questa l'albero, la natura, eccetera, forse ce l'abbiamo sempre avuta. E forse è il segno della nostra evoluzione. Grazie professore. Grazie. Diamo l'ultimo intervento. Oggi l'elemento di testo principale è stato lei, in quanto abbiamo ampiamente sforato l'orario che ci eravamo dati, ma lei ha reinterpretato se stesso e la sua lezione, insomma, in maniera in tempo effettivo. E a proposito delle scimmie, sì, una cosa la vorrei dire io insomma, certo. è la mia idea, insomma, che la nostra componente animale in realtà sia molto meno, diciamo, evidente o sondata o espressa
diciamo, forse più repressa che non altro. E quindi, però è vero, beh, noi come scimmie cattive, senz'altro, ma abbiamo anche, diciamo, impegnato, spesso si vede in qualche video simpatico, la mania delle coccole degli animali, riusciamo anche a viziare anche i nostri animali da questo punto di vista. Ah, mi dicono che ecco, Vincenzo doveva fare l'ultimo intervento, ma è appena andato via, forse è sparito. No, no, io ci sono, mi senti? Ci sei. Ma infatti mi sembrava strano. Ecco, quindi ti lascio la parola, Vincenzo. Ok. Vediamo un po'. Mi vedete? Ancora no. Ma mi sentite almeno? Sì, certo. Allora, vabbè, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica di Milano e mi occupo di Big Data, quindi mi occupo di tecnologia. E un attimo che forse riusciamo a vederci adesso, perfetto. La vedo perfettamente, salve. Quindi, salve, buongiorno. Volevo ringraziarla perché ha fatto davvero una lezione, ho preso tantissimi appunti, Ecco, volevo fare una domanda di questo tipo. Fra gli appunti che ho preso, io mi segno dei trenini, diciamo. Un trenino è politica, economia, tecnologia. Quindi la politica dipende dall'economia, dipende dalla tecnologia. Abbiamo un po' parlato del futuro dell'economia dicendo sostanzialmente che c'è vita dopo il capitalismo, la risposta è il tecnocapitalismo. Ma per quanto riguarda la politica, il sistema di potere, qual è dal suo punto di vista il futuro? Quindi la tecnologia, ovviamente abbiamo soggetti come Google, Amazon, che incidono sempre di più sul sistema politico, stanno cambiando gli equilibri di potere, eccetera. Ecco, però per quanto riguarda proprio la politica, ecco, non tanto il sistema di voto, eccetera, il sistema di potere. Lei come vede questa traslazione tecnologia-economia verso la politica? Chi si è interessato molto del sistema di potere, non parlando ancora del tecnopotere, ma quasi, sono stati i francesi, è stato Foucault, che era un grandissimo archivista e andava a studiare come il potere ha sempre esercitato appunto il suo potere. E si è sempre parlato di corpi, cioè della possibilità, il potere esercitava un potere quando lo esercitava sui corpi, attraverso la costrizione, attraverso il costringerlo non solo, non tanto a mettere in galera chi aveva dei comportamenti devianti, ma anche costringere un corpo a stare 8 ore alla catena di montaggio, costringere un corpo a produrre, costringere un corpo a consumare, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista non è cambiato molto, ma io di nuovo ruberei le parole di Marcuse, cioè però questa costrizione è diventata molto levigata, molto gentile, molto agevole, tanto che paradossalmente si può fare anche a meno del corpo, cioè io ti propongo, anzi ti impongo delle costrizioni anche in assenza del tuo corpo, ti impongo delle costrizioni in questo modo: i big data mi permettono di sapere di te non tanto qual è il colore delle tue mutande, ma cosa ami fare, qual è la tua visione del mondo, che cosa come preferisci passare le vacanze. Preferisci passarle con uno zaino avendo un biglietto d'andata e un biglietto di ritorno e tutto quello che ci sta dentro lo gestisci lì al momento, oppure vuoi una vacanza all inclusive dove devi solo pensare stasera che cosa dà il menù, pesce o carne, e poi cercano in tutti i modi di farti divertire, di farti abbronzare, eccetera, eccetera. Due modi diversi di intendere un momento molto importante delle nostre vite, cioè il momento della ricreazione, il momento della cura del sé, dove il potere in teoria si ritrae e ti dice: io non faccio più nessuna imposizione sul tuo corpo, scegli tu. Ecco, io penso che il tecnopotere fa a meno del corpo, in parte, ma lavora, come si usa dire adesso con un modo di dire che non mi piace molto, ma lo dirò, H24. Cioè ti prende e ti fa sentire il suo potere, sia quando credi di essere totalmente libero,
sia quando sai che sei invece costretto alle ore di lavoro e quindi sai che devi fare certe cose, eccetera, eccetera. Cioè, in altri termini, i big data servono a questo, servono a capire che cosa ti piace e a darti quello che ti piace. Servono a costruire delle bolle, servono a costruire dei momenti dove tu ritrovi esattamente quello che vuoi trovare. È un po' quello che accade su Facebook, no? Io mano a mano espungo quelli che hanno opinioni radicalmente diverse da me. Magari ha ragione, per carità. Espungo coloro che sono pieni di rabbia, di rancore, espungo coloro che amano un atteggiamento razzista perché non è nelle mie corde, espungo coloro che dicono buon appetito pesci, eccetera, eccetera, eccetera. E faccio benissimo. Altro che, perché con certa gente si perde solo il proprio tempo. Però nello stesso tempo mi costruisco una bolla di persone che la pensano come me e che mi danno continuamente quello che io voglio che mi diano. Da questo punto di vista, queste bolle, questi bias, impediscono il confronto con il diverso. Allora, viene da pensare che il tecnopotere, però sono ipotesi, ipotesi su cui mi sta spingendo lei con la sua domanda, viene da pensare che il tecnopotere voglia che ciascuno di noi abbia questa forma di gratificazione e di soddisfazione nel rivedere continuamente mille sfaccettature di uno specchio. E si sa che lo specchio riflette sempre la medesima persona, nel momento in cui ci sei davanti riflette te. E non la possibilità di rompere lo specchio e di vedere che cosa c'è là fuori, di là. Questa forse è una delle gabbie più potenti che il tecnopotere sta costruendo. Cioè, nel momento in cui io sono sempre d'accordo anche con chi non è d'accordo con il capitale, con chi non è d'accordo con le strade che abbiamo intraprese, con chi non è d'accordo con gli atteggiamenti predatori di cui parlavamo prima, mi soddisfo, mi beo di questo bias, di questa bolla di persone che la pensano come me. E così probabilmente mi arrabbio di meno o mi soddisfo di più. Io mi sono sempre domandato, e non ho una risposta, i momenti, direbbe il mio, una persona che stimo tanto e che vorrei conoscere meglio, ho conosciuto ma vorrei conoscere di più, Barbero, i momenti in cui gli sfruttati decidevano di tagliare la testa ai propri re, non ci sono più. Non ci sono più. È un processo di civilizzazione? È un processo di culturalizzazione? Noi siamo diventati, non siamo più quelli che fanno correre per tre volte attorno alle mura di Ilio il corpo martoriato di Ettore. Non siamo più così incivili. Non lo so. Non sono così sicuro. Diceva la scuola di Francoforte, mi pare che fosse proprio sempre Marcuse. Esiste certamente una storia che va dalla fionda alla megabomba, una storia di progresso, se vogliamo chiamarla così. Ma non esiste una uguale storia di progresso che va da Achille che decide di martoriare il corpo di Ettore in quel modo e la signora casalinga di Voghera che dice buon appetito pesci. Quindi non ho risposta, dico semplicemente, e i punti che ho sollevato sono i seguenti. Il tecnopotere è certamente molto più gentile e quindi il sistema di potere si è ingentilito. Certamente esiste un processo di civilizzazione dall'habeas corpus in poi, cioè non è vero che siamo rimasti alla legge del taglione. Per carità, esiste questo processo di civilizzazione. Però quella scimmia cattiva che stava sugli alberi da qualche parte sulle nostre spalle ancora. E questo produce a volte degli elementi di non progresso della nostra umanità. Quindi la politica, così come la intendeva Platone, la politica quella pura, la politica di cui ha parlato anche
Papa Francesco, in un suo discorso recente, avevo alcuni amici che dicevano: cosa? La politica è qualcosa di elevato? Ma cosa sta dicendo il Papa? La politica è qualcosa di puro? E io spiegavo: certo, non la politica che vediamo oggi, non il partitismo, non il bieco dissodare il proprio orticello per poter mantenere la cadrega, come direbbero a Milano, ma la politica come darsi agli altri, la politica come volontà di costruire un mondo migliore per tutti, è qualcosa di molto elevato. Il pensiero umano, e mi fermo a questa riflessione, quindi avrà capito Beppe che non ho una risposta precisa, ma è difficile dare una risposta precisa. Il pensiero, l'animo umano è capace delle peggiori aberrazioni, ma è capace anche di un atteggiamento oblativo potentissimo. Qual è l'atteggiamento oblativo? Dare senza attendersi nulla in cambio. Siamo capaci anche di questo. L'atteggiamento della madre, per esempio, è oblativo. Dà senza attendersi nulla in cambio. Cioè potrebbe attendersi e volere il riso, il sorriso e la riconoscenza del proprio bimbo. Ma se anche non ce l'ha, va bene. Io devo dare. Questa è un'altra grande caratteristica che si accompagna e che è dentro a quelle scimmie cattive. Quindi essere disperati no. Essere speranzosi sempre, essere in ricerca assolutamente sì. Non so se sono riuscito a rispondere. Allora, la ringrazio tantissimo, Sanne. Sì, posso un attimo? Mi viene da dire che la lezione di Francesco scende direttamente da Paolo VI. La politica come la più alta forma di carità. Sì, sì. Da un punto di vista, non sono un papista, assolutamente, però Paolo VI io l'ho molto apprezzato. Un po' forse perché è stato il primo papa di cui mi sono reso conto, perché avevo l'età per capire che cos'è un papa, cosa fa un papa e quale funzione ha un papa, ma anche perché era un intellettuale e quindi poi negli anni me lo sono andato a vedere, sono andato a vedere alcune sue scritture. Per mia forma mentis ho sempre amato di più i papi intellettuali che esercitavano anche all'interno della loro missione l'esercizio del dubbio che non i papi mistici, ma questa è una cosa mia personalissima e non voglio entrare in queste discussioni. E Paolo VI aveva questo, sì, aveva detto questo e tante altre cose molto molto importanti, alcune anche nei suoi testamenti spirituali. Beppe? Sì, mi sentite? Sì, volevi dire qualcosa, no? L'ho scritta, mi è venuta in mente un'altra citazione cinematografica per dire quanto mi piace il cinema, sulle ultime battute dell'uomo bipolare Full Metal Jacket, il famoso dialogo tra generale, il simbolo pacifista è nato per uccidere. Esatto, esatto, è vero. No, una cosa velocissima, sul tecnopotere, mi rendo conto che qui si apre un altro oceano, e si può intendere il tecnopotere che lei ha citato più volte, lo si può intendere anche come una crescente autonomia della tecnologia e della tecnica rispetto alla volontà umana? Adesso non sto parlando dei robot che prendono il potere, ma di quanto tutto l'apparato, come dire, produttivo, scientifico, tecnologico, culturale, può diventare come se fosse un'entità autonoma delle decisioni umane. Questa è la domanda. Sì, io non sono così addentro all'internet delle cose, lo studio con curiosità sociologica, ma devo dire che alcuni mi raccontano già che alcuni device, alcuni strumenti, alcuni meccanismi già producono in maniera autonoma. L'esempio che vi porto riguarda uno sport, un gioco che io amo molto, il gioco degli scacchi. Adesso da tempo ormai lo scacchista migliore del mondo è un computer, non è un umano. Comunque sempre, non c'è nessun umano che possa competere, nessun campione del mondo che possa competere con un computer versato e pensato per giocare a scacchi. Ma la cosa che mi ha stupito di più quando mi sono informato è che vengono date delle istruzioni al computer, ma quello che poi fa il computer va ben al di là delle istruzioni.
Nessun maestro di scacchi internazionale può insegnare gli scacchi ad un livello superiore a quello a cui lui gioca. Ovvio, è una banalità, ma va detta, va ribadita. E invece i programmatori che hanno contezza del gioco degli scacchi, ma che non sono magari né maestri internazionali né maestri, ma sanno solo giocare a scacchi, riescono a produrre una macchina che gioca ad un livello per loro irraggiungibile. E questa macchina migliora continuamente, cioè apprende. Quindi la risposta alla sua questione è assolutamente sì. Siamo arrivati sulla soglia di un progresso tecnologico che porta ad una sorta di autonomizzazione. Come in tante distopie, tanto per tornare al filone fantascientifico, in tanti racconti fantascientifici e romanzi fantascientifici dove si vede che l'uomo soccombe davanti alla macchina. Quella macchina che è stato un suo figlio. Ma qua il capostipite è un romanzo di fantascienza sui generis della Mary von Follencraft, cioè Frankenstein. La costruzione di una macchina che poi, come Cronos, mangia i suoi figli, distrugge i suoi figli. Bene, grazie veramente. Posso consigliare un libro, Diventare umani, di Tommasello, sulle neuroscienze e quello che riguarda esattamente queste cose, dove però c'è la speranza della costruzione di comunità che è un po' diversa, attraverso il meccanismo della solidarietà, sostanzialmente del meccanismo della solidarietà. Era il discorso, l'ho segnato, la ringrazio, era il discorso che abbiamo toccato all'inizio, cioè esiste una felicità singola, esiste una felicità collettiva e io mi sono riservato di dare solo alcuni suggerimenti di differenziazione, ma il punto è proprio questo, se si raggiungerà la felicità collettiva è probabilmente perché si porrà rimedio a molte delle strutture di cui abbiamo ragionato oggi e si potrà provare a costruire collettivamente e attraverso quello che probabilmente viene spiegato in Diventare umani un modo più corretto di rapportarci a noi stessi innanzitutto e alla natura, all'ambiente che ci circonda. Io ringrazio i 21 partecipanti che sono rimasti per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo e spero accadrà una volta, già lo dicevo, di poterci vedere magari con una mia prossima libro, opera o tema su cui ragionare e discutere. Altro, aspettiamo il suo prossimo lavoro, il prossimo anno, intanto invitiamo tutti quelli che vogliono insomma, a farsi vedere e partecipare a un saluto collettivo. E la prossima lezione dovrebbe essere sabato 16 con Alessandro Rosina, e Il futuro non invecchia, questo è il titolo del libro di sabato 16. Ma per intanto veramente grazie perché ci ha aiutato tantissimo anche con la sua flessibilità, la sua capacità di capire subito nostro cliché, il nostro modo di interagire, come tenere al meglio questa prima lezione che per noi è stata una scoperta in tutto e per tutto. Dobbiamo appuntarci per la prossima volta di chiedere preventivamente la deadline temporale al relatore per non abusare, insomma, perché gli altri possono andare via, ma il relatore no, sarebbe ostaggio della nostra lezione. Grazie veramente, parola a tutti, insomma, chi vuole intervenire può salutare. Vorrei fare un applauso. Sì, anch'io. Un applauso. E un saluto. Grazie. Siete molto gentili, è stato un piacere. Devo dire che ho faticato per l'esposizione. Ho faticato molto di più sulle domande perché erano tutte puntuali, precise e questo è merito tutto vostro. Grazie. È una caratteristica. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Ciao. Buona domenica. Altrettanto. Buona domenica, ciao. Grazie, salve. Non saluti? Ho salutato.